Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon lunedì con Lombardia.net. Oggi è lunedì 17 dicembre, ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale. Questa settimana sarà una settimana di preparazione proprio al Natale, quindi io vi invito veramente a seguirci perché gli argomenti saranno veramente tanti nel corso di questa settimana. E invece nel frattempo vi do anche e vi dico, vi annuncio gli argomenti di oggi. Allora, oggi apriremo la nostra rubrica a Ditelo a Telenova. Purtroppo oggi Paolo Giarrusso non sarà con me, però parleremo della sentenza che è stata annunciata venerdì su Erika e Omar. Abbiamo già parlato di Erika e Omar nelle scorse settimane, abbiamo visto che è un argomento che vi interessa e veramente vi fa preoccupare molto anche, quindi vogliamo veramente sentire la vostra opinione. Secondo voi è stata una sentenza giusta? Vogliamo proprio sentire che cosa ne pensate. E poi sarà con me dalle partire dalle 8.30 fino alle 9 Fabio Santini, che è un giornalista sportivo, e parleremo proprio, faremo il punto della situazione sul campionato. Ieri ci sono state delle partite che hanno veramente un po' scombussolato quella che era la classifica della scorsa settimana, quindi cercheremo di capire veramente quali sono le novità di questa domenica, insomma, di campionato. Quindi io vi invito veramente a seguirci, e prima di aprire il telefono, che comunque apriremo alle 7.30 con Ditelo a Telenova, facciamo la nostra rassegna stampa cartacea. Quindi siamo già sul Corriere della Sera, vediamo quali sono le primissime notizie della mattina. Rogo nel centro per disabili, 19 i morti. A fuoco prefabbricato del dopo terremoto, allarme in ritardo perché non funzionavano cellulari e telefoni fissi. 9 pazienti salvati dagli infermieri, la struttura doveva essere chiusa da anni. Inchiesta per strage colposa. Quindi le fiamme sono divampate di notte nella casa di riposo di San Gregorio Magno, nel Salernitano, forse per un corto circuito. La struttura di questo riposo per persone disabili era di materiali altamente infiammabili, e quindi probabilmente questo è il motivo per cui le fiamme si sono propagate così velocemente, purtroppo. Arafat, basta con gli attacchi a Israele. Quindi Sharon scettico sull'appello del presidente delle autorità, Peres, aspetto i fatti. Gli USA parole costruttive. Il leader in TV chiede ai palestinesi di deporre le armi, vogliamo tornare al negoziato. Milan battuto, Roma in testa con il Chievo, quindi vince la Juve, perde la Lazio. Sempre tornando nella parte iniziale del Corriere della Sera, tra scelte europee e spinte federaliste, un'idea d'Italia che va chiarita. In centropagina sulla destra invece il caso della Corte dei Conti, quel manipolo in lotta disperata contro gli sperperi. In fondo pagina troviamo 12 rampe per entrare in città, l'altolà di Sgarbi, Siena, l'assalto delle scale mobili. Quando l'orgoglio della bandiera ci protegge più dei satelliti, un articolo di Francesco Alberoni. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera, adesso andiamo a vedere il Corriere della Sera Milano. Shopping di Natale, ingorghi e proteste, assalto le vie commerciali, ma i negozianti delle nuove isole pedonali dicono da noi crollate le vendite. Quindi il freddo polare non frena la corsa agli acquisti, più di 400.000 persone in centro, il traffico ovviamente bloccato. Giovedì nero, neve e disagi, oggi scontro in consiglio. Sapete, dopo la bufera di giovedì di questa settimana appena passata, c'è stato ovviamente, ci sono state tantissime polemiche, ne abbiamo parlato anche venerdì con Paolo Giarrusso per tutta la durata di Lombardia.net, proprio le varie polemiche legate a questa bufera, al fatto che ci si è sentiti abbandonati dalle autorità, o comunque non ci si è sentiti protetti o aiutati. Quindi vedremo un po' come andrà a finire questa cosa. Qualità della vita a Milano in discesa, il rapporto annuale del Sole 24 Ore. Poi aeroporti, tassa sul rumore dimenticata dalla regione, costruire l'ulivo per battere Albertini. Eletto ieri il leader della federazione cittadina, dobbiamo rivolgerci ai socialisti che hanno scelto il polo. Penati, nuovo segretario DS, puntiamo a conquistare il comune, ma la prima sfida sarà nell'Interland. Istituto Mario Negri, un milanese al top nella ricerca mondiale. Il milanese Alberto Mantovani, immunologo del Mario Negri, è uno dei due medici italiani più citati dalle riviste scientifiche internazionali degli ultimi 20 anni. 15.000 al Palavobis per la veggente di Međugorje. Il bus da tutta Italia a pregare per la pace. Maria Pavlovic, ho visto la Madonna e vi benedice. Andiamo invece adesso alla stampa. Arafat, fermerò gli attentati. Sharon negli Stati Uniti, passare dalle parole ai fatti. Appello televisivo al suo popolo, Israele ci fa guerra, ma la soluzione per mettere fine alla violenza è il dialogo.
Reportage in volo su OWAX, il di guardia nei cieli USA, aerei radar della NATO di pattuglia per evitare un nuovo 11 settembre. Sulla Casa Bianca e su Camp David c'è una zona di interdizione. Se qualcuno la viola, dobbiamo intervenire ed è successo. Handicap immaginario, la leggenda del finto mendicante, un articolo di Michele Perriera. Brucia una casa di cura, nel rogo 19 cadaveri. I disabili vivevano nel prefabbricati costruiti per il terremoto del 1980, sotto accuse e materiali troppo infiammabili. La tragedia in una zona isolata del Salernitano, molti ricoverati salvati dagli infermieri, fuori uso il telefono, l'allarme scatta in ritardo perché non c'è segnale per i cellulari. Neve, oggi il giorno più freddo, gelo in tutta Italia, da domani fortunatamente si migliora. Musica. Sorpresa di Natale, CD a 42.000 lire, l'aumento dei prezzi favorisce la pirateria. I CD, sapete, costano già abbastanza, i ragazzi si lamentano, purtroppo c'è questo mercato parallelo dei CD di pirateria, speriamo ovviamente che la pirateria possa diminuire, ma ovviamente dovrebbero anche venire incontro queste case produttrici di CD proprio per non far incentivare questa azione. Campionato, la Roma batte il Milan e aggancia il Chievo in vetta. Delle grandi vince solo la Juventus, Lazio sconfitta dal Verona, per il Parma è crisi totale. Passiamo adesso invece a Il Giornale. 19 morti nell'ospizio Baracca, brucia per cortocircuito un centro disabili per disabili nel Salernitano. 9 pazienti scampano alle fiamme, soccorsi in ritardo ed è polemica. La regione un anno fa aveva giudicato la struttura inidonea a ospitare malati. Quindi la storia, 20 anni di denunce e battaglie per quell'ambulatorio regalato dalla Francia dopo il terremoto, i sopravvissuti, il racconto di un ricoverato. Ho sentito il mio amico che urlava, poi è sparito nel fumo. Tragedia quindi prefabbricata, un articolo di Salvatore Scarpino. Soldi pubblici, ma la sinistra preferisce tutelare 4 gatti, un articolo di Marcello Veneziani. Arafat gioca l'ultima carta, fermerò i kamikaze. Il leader palestinese chiede al suo popolo di cessare gli attacchi, Israele scettico. Afghanistan, Bin Laden scomparso da Tora Bora. Il commento, l'Europa si guadagna allo specchio, scusate, si guarda allo specchio e perde il treno, un articolo di Paolo Del Debbio. Cordova, l'Ulivo dava incarichi ai magistrati amici. Maltempo, bufera sul centro-sud, paesi e strade isolati. Calcio, la Roma batte il Milan e raggiunge il Chievo. Bolzano la città più vivibile, Palermo la peggiore. La Gazzetta dello Sport, quindi ci fermiamo oggi, sapete, lunedì è una giornata in cui dedichiamo maggior tempo agli eventi sportivi. Con noi oggi ci sarà Fabio Santini e col quale parleremo di sport, della situazione del campionato in questo momento, quindi ci soffermiamo in particolar modo sulla Gazzetta dello Sport. In vetta con il Chievo che ha fatto innamorare tutti. Ecco la Roma, Totti piega il Milan. Juve avanti senza squilli, Agnelli le regala un colpo di frusta e su Muzzi glissa io non lo conosco. Capello vince il tabù Ancelotti, gol decisivo del capitano al quinto centro in campionato e feste dei campioni. È il primo successo del tecnico giallorosso su quello del Milan. I giallorossi con la quarta vittoria consecutiva sono primi a pari punti col Chievo. Quindi abbiamo visto una leggera diminuzione di posizione da parte dell'Inter, abbiamo invece il Chievo che è ritornato dopo aver sconfitto proprio l'Inter sabato sera insieme alla Roma in vetta alla classifica. È nato il Chievo d'Italia. Il Verona batte la Lazio anche se gli negano un gol. Parma quinto KO con Passarella. Appia insultato dal Guardialine. Bologna e Atalanta due bei balzi. Firenze il gol liberazione è al 93° minuto. Francesco la luce, Rui il buio. E poi in fondo mercoledì si gioca alle 15, c'è Chievo-Lazio. Comunque vedremo dopo insieme a voi tutti i vari risultati delle partite, vedremo la classifica come in questo momento si presenta. Io vi ricordo che alle 7.30 nella rubrica Ditelo a Telenova, quindi nella quale apriamo il telefono di Telenova e di Lombardia.net, parleremo della sentenza di Erika e Omar. Quindi vi chiedo
siete d'accordo, pensate che sia stata una sentenza giusta, quindi voglio proprio sapere che cosa ne pensate. Magari ci sarà qualcuno che dirà no, è stata una pena troppo leggera, invece qualcun altro magari dirà no, questi ragazzi potrebbero essere recuperati, quindi la pena è stata giusta oppure eccessiva. Io vi do la linea adesso alla pubblicità, sono le 7:01, poi torniamo con le ultimissime news su internet, quindi mi raccomando non mancate tra pochissimo, vi aspetto. Tutti! In fede ed obbedienza, Giovanni de' Medici. Le nuove armi da fuoco cambiano le guerre. Il Dio è ben più potente di tutte le vostre armi! Ma sono le guerre che cambiano il mondo. Io! Le guerre si assomigliano tutte perché le ragioni per cui avvengono le guerre sono sempre le stesse. Vale a dire certe convenienze dettate non solo dagli interessi economici, ma dalla presunzione di essere meglio di altri, pretendendo di insegnare ad altri come si sta al mondo. Il mestiere delle armi, un film di Ermanno Olmi. Sulla copertina del numero 50 di Famiglia Cristiana, Medio Oriente, Terra Santa in fiamme, la difficile pace e ancora, inchiesta a scuola, studenti in piazza contro la riforma della Moratti, farmaci griffati o generici, istruzioni per l'uso, il cardinale Martini e la pace, disarmare i cuori. Gli arbitri, chi sono, cosa pensano, perché lo fanno, appesi a un fischietto. Inoltre, con Famiglia Cristiana, la seconda videocassetta, Mamma ho riperso l'aereo. Dall'esperienza trentennale di Formichetti è nata la TecnoStars. Propone impianti TV singoli e centralizzati, terrestri e satellitari digitali. Con Telepiù e DPiù e ricevitori SAT Nokia vi porta il mondo nel vostro televisore. Con Snapcom vi garantisce la privacy nella telefonia. TecnoStars di Formichetti, via Benanco 32, Milano. Telefono 02 56 81 53 71. Auguri da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Buongiorno, bentornati a Lombardia.net, spero che il vostro lunedì sia iniziato bene, so che lunedì è una giornata un po' difficile, soprattutto dopo un weekend di relax, ricominciare a lavorare è sempre un po' difficile, però io spero veramente che Lombardia.net vi possa fare compagnia, vi possa dare un buon inizio di giornata. Io intanto comincio a darvi subito il nostro numero di telefono che è 0248 010921, perché tra un poco, dunque dopo la pubblicità e dopo il telegiornale alle 7:30 apriamo i telefoni, quindi ditelo a Telenova e l'argomento ovviamente dopo la sentenza di venerdì è quello su Erika e Omar, quindi noi non vogliamo accanirci su questo argomento, però pensiamo sia giusto discutere su questa sentenza che sicuramente avrà scatenato delle polemiche e quindi vogliamo sapere veramente la vostra opinione. E adesso facciamo la nostra rassegna stampa su internet, siamo sul sito della Repubblica.it perché oggi non siamo riusciti a reperirlo, quindi troviamo subito le notizie di oggi. Arafat, basta attentati, arresterò i kamikaze. Discorso in TV del leader palestinese, insiste sul dialogo e promette repressione per i terroristi. Critiche a Israele, Sharon, scettico, aspetta fatti, la Casa Bianca, parole costruttive. Powell, Bin Laden è vivo ma non sappiamo dove sia, si combatte ancora a Tora Bora, Rumsfeld dice non è una battaglia epocale. Un comandante antitalebani dice Osama è in Pakistan. Strage nel centro disabili, una tragedia evitabile. L'incendio in una casa di riposo a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, morti 19 pazienti. Dopo il rogo, le polemiche, allarme tardivo ai vigili del fuoco. E c'è stato questo rogo in questa casa di riposo per persone disabili o comunque per persone con problemi mentali e purtroppo sono morte 19 persone. Maltempo, il sud sotto la neve, caos sulla Salerno-Reggio Calabria. Altra giornata difficile, a Sarno dichiarato lo stato d'emergenza, al nord gelo e sole, da martedì le temperature dovrebbero alzarsi. Scotland Yard chiede a un tabloid di pubblicare le foto di pedofili, il quotidiano News of the World l'aveva già fatto in passato.
Ora, la richiesta relativa a condannati ricercati viene dalla polizia e su questo sicuramente c'è grande polemica. Spesso si è chiesto e ci si è domandati se non fosse possibile pubblicare i volti o perlomeno i nomi dei presunti pedofili o comunque delle persone addirittura condannate per pedofilia. E questo ovviamente scatena molte polemiche, sia per la questione della privacy, quindi sia per una questione personale, ecco, di limiti personali. Novi Ligure, il padre di Erika sbottò. Perché mi racconti balle? Dice Berlusconi, una notizia quest'ultima riguardante Erika e Omar. Invece ci spostiamo, Berlusconi, anche in Europa ci sono giudici giacobini e internet, meno privacy, più sicurezza ai tempi del terrorismo. Vediamo le ultime notizie. Beh, ecco, la Roma batte il Milan e sale in vetta con il Chievo, quindi una notizia di sport. Una notizia di economia, delle borse, quindi una notizia a Tokyo delle 4.21 della mattina, borsa e mattinata e ribasso a Tokyo. L'Havana, notizia delle 22.55, Cuba, prime navi con prodotti USA dopo 40 anni di embargo. Roma 22.28, incapienti finanziari a governo per rinvio. Potenza 22.26, circa 100 automobili bloccate per neve sulla A3, quindi fortunatamente il problema e l'allarme e maltempo si è spostato dal nord Italia, purtroppo si sta dirigendo verso il sud Italia e vediamo proprio che nel sud Italia ci sono stati dei gravissimi problemi. Abbiamo avuto problemi grossi anche noi giovedì e venerdì, soprattutto durante la notte tra giovedì e venerdì, addirittura nelle autostrade verso la Riviera Romagnola ci sono stati auto bloccate per tutta la notte in autostrada. Roma 22-25, la Roma batte il Milan in testa con il Chievo. Berlino 21-38, problemi cardiaci, Elsin ricoverato in Germania. Bologna 20-54, basket, quindi risultati di Serie A. Adesso ci spostiamo, andiamo su un altro sito di giornali online, andiamo a capire che cosa sta succedendo, siamo su ilgiorno.it perché vogliamo sapere veramente se ci sono delle novità. Inferno nella notte, Salerno, fiamme nella casa di riposo, è strage, 19 morti, molti erano disabili. Il fuoco si è sviluppato in pochissimi minuti nella notte, forse per un cortocircuito. Molti non potevano muoversi e non hanno avuto alcuna via di scampo. Tragico, purtroppo, proprio in questo evento molte persone erano disabili, tanti non potevano muoversi e quindi hanno potuto fare nient'altro che aspettare la morte, purtroppo. Tre infermiere sono riuscite però a salvare 9 degenti. Lo sport, Totti gol e la lupa ritorna lassù. Verona non si ferma più, grazie a un gol del suo pupillo la Roma batte il Milan e va ad affiancare il Chievo in testa al campionato. Ma in riva all'Adige si festeggia anche sulla sponda dei gialloblu di Malesani che travolgono la Lazio. Altre notizie, Arafat parla alla nazione, fermeremo i kamikaze, quindi in Medio Oriente durante il discorso alla TV palestinese il presidente Arafat ha ordinato di porre fine agli attacchi suicidi e ha indicato il negoziato come unica via per trovare la pace. Il palestinese ha detto vogliono uno Stato vero con Gerusalemme capitale al fianco di Israele, scettico il portavoce di Sharon. La guerra, Colin Powell, Bin Laden è vivo ma non sappiamo dove sia. Il segretario di Stato americano ha aggiunto che la battaglia di Tora Bora non è finita e quindi proprio mentre dai Monti Bianchi vengono notizie di nuovi raid aerei con intensi bombardamenti. Blitz del segretario della difesa Rumsfeld a Kabul, 2000 miliziani in fuga. Quindi dice l'ex ministro, dice il regime dei talebani è finito. Italia fa i bisogni vicino alla porta, due fratelli fanno bollire un cane, orrore nel Mantovano, un randagio di circa 2 anni è morto per le ustioni dopo atroci sofferenze. I due fratelli ultra 65enni di Cassatico di Marcaria sono stati denunciati e meno male perché una notizia del genere fa veramente venire i brividi, speriamo che cose del genere non si possano non solo verificare mai più ma neanche sentire. Mondo, Irlanda, suora violentata e uccisa nel giardino del convento. La donna, un ex insegnante di 68 anni, appartenente all'Ordine del Sacro Cuore, morta per strangolamento dopo aver subito violenza sessuale. Lo ha riferito la polizia locale della contea di Monaghan. Quindi speriamo che anche queste notizie così atroci non si possano sentire mai più, perché veramente stamattina siamo un po' sfortunati perché ci sono notizie veramente orribili. Torniamo a notizie un pochino più positive, vediamo un po' il calcio. Di Biagio chiama la riscossa, ora vinciamo col Verona. Il giorno dopo il KO col Chievo, l'ambiente nerazzurro non si deprime più di tanto. Il centrocampista applaude Ronaldo, sta benissimo, può fare la differenza. Toldo deluso, una sconfitta che brucia tantissimo, ma ci riprenderemo.
Altre notizie, finisce con l'auto nel naviglio a meno 10, salvata da tre agenti. Quindi una notizia di Milano, è andata bene a una donna che aveva perso il controllo della sua macchina finendo nelle gelide acque del fiume. I poliziotti si sono tuffati per salvarla, quindi vi ricordo e vi rinnovo ancora una volta grande attenzione, perché è vero che l'emergenza bufera di neve è finita, ma sicuramente il ghiaccio, oggi c'erano meno 5, meno 6 gradi attorno a Milano, quindi fate molta attenzione al ghiaccio. E adesso, visto che stiamo parlando di ghiaccio e di traffico, andiamo proprio a vedere qual è la situazione in questo momento del traffico attorno a Milano. E andiamo a vedere le nostre tangenziali, le nostre autostrade, che cosa ci dicono. Dunque, vediamo subito il traffico. Allora, info traffic, e clicchiamo e vediamo subito che cosa sta succedendo. Allora, dunque, tangenziale est, Milano-Rubattino, direzione Venezia. In questo momento la situazione è abbastanza tranquilla. Vedo sì auto, ma con un numero di auto comunque accettabile. Vedo buona visibilità perché fortunatamente la nebbia ci ha lasciato, quindi fortunatamente la visibilità è buona. Sicuramente il manto stradale sarà ghiacciato, quindi mi raccomando, fate molta attenzione. Andiamo invece adesso a tangenziale ovest, dice... Ovest, svincolo di Trezzano sul Naviglio ed orientata in direzione Bologna. È un fotogramma delle 6:28, quindi un pochino più tardi. Proviamo a vedere se troviamo un fotogramma un pochino più recente. Sì, 7:12, proprio adesso. Vedo notevole traffico. Questa è tangenziale ovest, Trezzano sul Naviglio orientata in direzione Bologna. Quindi abbastanza traffico, fate molta attenzione. Clicchiamo su un'altra parte invece della tangenziale est, zona Cologno Monzese, purtroppo non riesco ad aprirla, torniamo sulla A4 uscita Bergamo, che è un punto strategico che spesso noi controlliamo. Vediamo subito, la situazione mi sembra tranquilla, non vedo particolari ingorghi o code. Andiamo sulla situazione delle autostrade e vediamo che cosa ci dice. Aggiorniamo il sito e vediamo subito. Allora... Dunque, Milano-Napoli, autostrada del Sole, code a tratti, Torino-Trieste, Serenissima, code a tratti, Torino-Aosta-Montebianco, possibili rallentamenti con code, Genova-Livorno-Rosignano-Civitavecchia-Roma, possibili rallentamenti con code, Parma-La Spezia, possibili rallentamenti con code, Genova-Ventimiglia, prudenza, perché ci sono raffiche di vento, la stessa cosa per Genova-Voltri-Gravellona-Toce. Per quanto riguarda invece la Milano-Genova, mi sembra traffico regolare. La Milano-Varese, quindi l'autostrada dei laghi, traffico regolare, quindi non mi sembra che ci siano particolari problemi. Se comunque avremo altre segnalazioni e avremo degli altri dati, sicuramente ve li aggiorneremo e ve li diremo tranquillamente. E adesso, visto che le condizioni del meteo in questi giorni sono veramente in primissima pagina, comunque in primissimo piano, vediamo che cosa ci dice vis-à-vis. Vediamo subito questo sito e clicchiamo poi sulla Lombardia per capire che cosa sta succedendo. Allora, clicchiamo sulla Lombardia e facciamoci dire che cosa accade. Allora, per quanto riguarda la parte di meteorologia, quindi nuvole, sole o quant'altro, vedremo un po', qui dice cielo sereno dappertutto, non ci sono nuvole, quindi sicuramente una situazione di visibilità buona, quindi almeno questa è un'ottima notizia, però sappiamo anche che le temperature sono molto basse, quindi andiamo a vedere un altro sito di meteorologia, vediamo che cosa ci dice, aggiorniamo la pagina e vedo sì effettivamente temperature polari, perché a Milano abbiamo meno 7 più 3. Per esempio anche Bologna, meno 3 e più 2, quindi le temperature in un certo senso si stanno da un lato alzando, dall'altro abbassando, perché comunque abbiamo una situazione, per esempio a Firenze, dove c'era una situazione di grande gelo, abbiamo più 1, più 5, quindi una situazione un pochino migliore. Però abbiamo per esempio Torino con meno 9, meno 2, quindi comunque una situazione abbastanza critica per quanto riguarda le basse temperature. Allora andiamo su Milano, vediamo che cosa ci dice per i prossimi 4 giorni, quindi per domani martedì 19, giovedì 20 dicembre c'è una situazione di cielo assolutamente sereno, quindi potete vederlo anche dalle nostre immagini su internet, però venerdì 21 dicembre abbiamo un cambiamento. Vediamo una situazione di nebbia per quanto riguarda la conca a sud della Lombardia, una discreta nuvolosità nella fascia centrale e invece cielo sereno sulle Alpi. Andiamo per provincia su provincia, qui siamo sul capoluogo, quindi Milano dice lunedì 17 dicembre meno 7 più 4, cielo sereno. Martedì domani meno 7 più 4, cielo sereno. Stessa cosa per mercoledì. Giovedì invece abbiamo cielo poco nuvoloso però con nebbia, con temperature comprese tra i meno 6 e i più 6, quindi cielo
Variabile per quanto riguarda giovedì, cielo sereno per i prossimi tre giorni, temperature comunque abbastanza basse. Velocissimamente vado a vedere un'altra provincia che ci può interessare, per esempio la provincia di Mantova, ne prendiamo una a caso. Lunedì 17 dicembre meno 10 più 2, quindi temperature polari. Martedì 18 dicembre meno 10 più 2 con cielo sereno, stessa cosa per mercoledì 19 dicembre. Per giovedì invece 20 dicembre nuvolosità con meno 9 più 3, quindi forse giovedì ci dovremo aspettare qualche nevicata, ma vedremo ancora più avanti di avere delle conferme. 7:16 minuti, do la linea alla pubblicità, al telegiornale, ci vediamo tra poco. Ditelo a Telenova. Oggi Paolo Giarrusso non sarà con me, però parleremo di Erika e Omar. Sentenza giusta, vogliamo sentire che cosa ne pensate. A dopo. Liberté Total. Salve, sono Matteo Giuliano, noi del gruppo Punto ed Innor siamo qui per farvi fare un ottimo investimento immobiliare. Abbiamo cantieri aperti in Castione, Onore, Rovetta, Clusone, Songhevazzo, Primole e Gromo, a partire da 85 milioni. La vostra casa per sempre, con mutui bancari ritagliati sulle vostre esigenze. La nostra consulenza globale vi guiderà senza problemi fino al rogito notarile. Da noi qualità, ascolto e realizzazione dei vostri sogni sono di casa. Vi aspettiamo nelle nostre agenzie oppure telefonate al numero 0346 20 176. Arrivederci. Casa del bagno. 14 professionisti addetti alle ristrutturazioni di bagni e cucine, comprese le agevolazioni di legge. Professionalità ed esperienza, la giusta risposta ad ogni vostra esigenza. Voi scegliete, al resto pensiamo noi. A Milano in Viale Monza 237, Carugate in Via San Galli 3. Svezia Car, concessionaria Volvo per Milano e provincia, ti invita a visitare i suoi saloni, tre centri per verificare l'elevato standard qualitativo e tecnologico della gamma di vetture Volvo. Svezia Car, la tua Volvo a Milano. Griglia di partenza. Notizie, anticipazioni e sorprese dall'incredibile mondo dei motori. In studio esperti giornalisti e piloti per una serata sportiva veloce e scastante. Se vuoi essere anche tu in pole position, segui Griglia di partenza martedì alle 20:30 su Telenova. Eccolo il kit più ambito dagli italiani. Contenuto 53 monete per un totale di 12,91 euro, pari a 25.000 lire. È iniziata la distribuzione delle nuove monete europee nei 14.000 uffici postali italiani. Sono ben 30 milioni i pacchetti confezionati. A Milano gli uffici sono stati presi d'assalto, ressa e code ovunque. Oltre alla distribuzione degli euro, anche l'imminente scadenza del pagamento dell'ICI ha fatto catapultare i milanesi negli uffici postali. Massimo tre, tutti ne prendono uno o due, io potevo rivolgere le nipotine, quindi come regalo di Natale. Una giornata di lunghe code. È una giornata di lunghe code, sì. Lei non è riuscito ad avere l'euro? Per adesso no, magari riproviamo più tardi. Ma questo perché? C'è troppa gente? Troppa gente, vado a prendere il caffè prima, poi pensiamo all'euro. Signora, è riuscito ad avere il kit? Due kit. Ha fatto una lunga coda? No, 5 minuti. Ma è venuto appositamente per questo? Appositamente per questo. Adesso però lo dovrà tenere fino al 1 gennaio. Vabbè, tanto ce li ho. Momento che noi andiamo in Francia, ce li portiamo dietro addirittura. Serve anche per abituarsi. Sì, per abituarsi, sì. Da lunedì sarà possibile ritirare i mini kit da 25.000 lire anche presso gli istituti bancari. Sono disponibili ben 20 milioni di buste con 53 monete per i consumatori e 800.000 starter kit per i commercianti. L'euro è finalmente arrivato nelle tasche degli italiani, ma va ricordato che le monete potranno essere spese solo a partire dal 1 gennaio. La sentenza di Erika e Omar, lei 16 anni e lui 14. Ottima, perché io sono perfettamente d'accordo che vadano puniti, perché sono giovani, sono minorenni, però hanno un ragionamento già da adulti. È giusto, perché credo che comunque sia, anche se sono minorenni, non era giusto considerarli diversi, perché un omicidio è comunque un omicidio.
troppo pochi, per me è imperdonabile. È una cosa che non si può dire così, perché io sono mamma, quindi posso capire sia il bambino sia la madre. Pochi, ci avevano di più, loro hanno fatto roba da mattatoio, non ho visto come l'hanno trattato. Forse si meritavano di restare proprio in galera per tutta la vita, però è pure vero che sono piccoli. Forse anche più tempo, perché devono avere uno shock di quello che hanno fatto, però puoi venirle incontro. Bisogna che siano controllati e seguiti, perché per conto mio in quel momento non erano incapaci di fare quello che hanno fatto. Vista l'efferatezza dei delitti, degli assassini, sono due, e la premeditazione, perché non si può dire che non sia stato premeditato, mi sembra che sia giusto, al di là dell'età dei ragazzi, perché un adulto probabilmente avrebbe preso 10 anni in più. Vogliono recuperare, scusi, che cosa c'è da recuperare? Quando uno ammazza la mamma... Buono perché valga anche per altre persone, perché mi sembra che oggi sono troppi casi di persone che praticamente fanno queste cose qui e poi alla fine non vengono puniti. Il cardinale Carlo Maria Martini ha fatto visita ai giovani del Centro Ambrosiano di Solidarietà che si trova al Parco Lambro a Milano. La visita si è svolta in un giorno di festa per questa comunità. Il centro è un ente morale sorto nel 1986 per il recupero dei tossicodipendenti. Attualmente all'interno esistono 3 strutture che accolgono, oltre ai tossicodipendenti, anche giovani psicolabili e minori a rischio. In totale sono una 70 i ragazzi in cura e una 60 sono i volontari che prestano la loro opera assistenziale. Si tratta di una grande famiglia che mette in pratica l'ideale della solidarietà per il quale l'ente è sorto. Che molte volte questi ragazzi con le nuove droghe arrivano anche con degli scompensi a livello del cervello. Poi c'è una comunità per ragazzi psicolabili, è un progetto fatto con l'ospedale San Paolo e col CPS, Centro Psicologico Sociale. Qui sopra abbiamo una comunità invece per ragazzi, quasi tutti, la maggior parte extracomunitari, marocchini, tunisini, poi abbiamo anche albanesi, kosovari e qualche italiano. Sono ragazzi dissociati, senza famiglia, e vengono accompagnati qui con degli assistenti sociali. È un progetto fatto con comuni limitrofi. Difficile l'approccio? No, basta saper relazionare con le persone, perché loro sono molto disponibili e accettano il volontario. Hanno bisogno di trovare le persone che li rapportano nel mondo e li accolgono così come sono. È importante la presenza del volontario, perché è il filo conduttore, se così si può definire, col mondo esterno. Questo. E poi soprattutto si sentono stimati, apprezzati, cose che ovviamente fuori non era così, insomma, era il contrario. Poche idee ma confuse, questo quanto emerge dal sondaggio natalizio del Centax sui regali da far trovare sotto l'albero ai nostri cari. Solo un italiano su 10 ha già le idee chiare sugli acquisti e se trovare qualcosa per l'amato non sembra creare grandi difficoltà, il regalo più difficile da scegliere è quello per la mamma. Seguono i figli e i colleghi di lavoro e la mancanza dell'idea giusta trasforma spesso lo shopping in una sorta di banco di prova per le coppie. La lite con il coniuge sarà infatti all'ordine del giorno. Discussioni per chi dovrà scegliere il regalo, per la somma da spendere per la suocera, per le noiose file alla cassa, per le continue indecisioni di lui o gli eccessivi tempi di scelta di lei, capace di stazionare per ore ed ore tra banconi e scaffali di offerte. Anche la prova fisica a cui si sottopone in questi giorni il regalista medio italiano non è certo indifferente. 3 ore e mezza in coda alle casse, 5 negozi visitati prima di trovare il regalo giusto per tutti, una media di 10 km a piedi e 240 vetrine ispezionate. Ma se le idee scarseggiano e la tensione in famiglia cresce, non preoccupatevi. In fondo il Natale arriva solo una volta all'anno. Si soffre in Serie A con qualsiasi squadra. Questa è una squadra buona che ha oltretutto dei giocatori davanti in un momento di forma eccezionale come Hübner e Poggi, e non solo loro. Ci ha creato dei problemi all'inizio. Primo tempo non abbiamo giocato bene, abbiamo giocato con molta lentezza, con poca velocità di manovra, con troppo toccare la palla, troppo portare la palla, e abbiamo praticamente creato soltanto tanti calci d'angolo e poco altro.
fortunatamente in uno di questi calci d'angolo, siccome abbiamo dei giocatori bravi in queste situazioni, siamo andati in vantaggio. Il secondo tempo invece mi è piaciuto molto la squadra, il secondo tempo ha giocato con più velocità, con più rabbia e probabilmente anche per il fatto che eravamo in vantaggio, abbiamo concluso parecchio nel secondo tempo, è stato molto bravo il loro portiere a fare due o tre parate con palla bassa, con l'altro colpo di testa di Maresca e poi ci stava la beffa finale, meno male che Buffon ha evitato perché è stata l'unica conclusione che ha fatto il Piacenza nel secondo tempo. Quando d'altronde quando il risultato è così in bilico, con un solo gol di vantaggio c'è sempre il rischio di uno scivolone, di una svista, di una deviazione, qualcosa. Noi siamo una squadra che è stata costruita così, è stata costruita senza un fantasista, senza un creatore di gioco in mezzo al campo, con giocatori che devono far circolare la palla con velocità, portarla al meno possibile, cercare di arrivare al cross, soprattutto da destra. E da sinistra abbiamo Nedved, che è un giocatore che ogni tanto si accentra, va a cercare la conclusione, lo scambio, il tiro. Abbiamo sofferto parecchio oggi, perciò siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo migliorare. Però è importante prendere tre punti e poi pensiamo all'altra partita. Sto migliorando come sta migliorando tutta la squadra, però diciamo che lo sappiamo, che non siamo al massimo, che dobbiamo migliorare. Tutti, ognuno di noi ci deve dare molto di più, noi lo sappiamo che lo possiamo dare e sicuramente cercheremo di darlo. Peccato perché questa sconfitta non l'aspettavo, però bisogna darle merito al Chievo che ha fatto una grande partita. Anche noi credo che abbiamo tentato in tutti i modi di concludere, però purtroppo le occasioni le abbiamo avute, però in zona gol abbiamo variato qualcosa. Non è una sconfitta, voglio dire, che pregiudichi niente, però i tre punti di questa sera sono importanti, vuoi per la classifica, per staccare dalle altre, vuoi anche per dedicare una bella vittoria all'avvocato che non c'è più? Purtroppo questa vittoria la dobbiamo rimandare, però spero che ci siano altre occasioni. Sono tre punti persi che erano importanti, però siamo tutti lì, ancora mancano tante partite, dobbiamo guardare avanti. Ecco, cos'è che vi è mancato questa sera in particolare? No, credo che, come ho detto prima, abbiamo fatto una partita a viso aperto come il Chievo, loro le occasioni che hanno avuto l'hanno sfruttato, noi abbiamo avuto anche occasioni nette di far gol, però purtroppo abbiamo concluso. Abbiamo difficoltà nella banda, nella fascia sinistra, con Aliberto che è un buon giocatore, molto rapido, tatticamente lavora bene. E io credo che la squadra necessitava un ricambio perché il pericolo maggiore stava lì. Ronaldo, mi sembra che sia tornato. Sì, ha giocato 90 minuti e questo è molto importante per lui e per noi, no? Los ultimo 15 minuti, 10 minuti non stava bene, del tutto bene, però io credo che ha esigito alla difesa del Chievo. Io credo che è merito del Chievo perché, ripeto, è una squadra compatta, gioca da memoria, lavora molto in campo, esige. Avanti, indietro, esige, però io credo che l'Inter non ha fatto una mala partita, no. Tengo la sensazione, ho la sensazione che per me il secondo tempo l'Inter mereció fare un gol. Direi che la squadra ha giocato bene, ha sfruttato le qualità dei giocatori di fascia, specialmente sulla destra. Penso che Italiano davanti a Gresco la partita l'abbiamo fatta, andando a levare un po' i tre due difensori e i tre che rimanevano a spostarli, quindi abbiamo creato subito numerica lì. L'uno contro uno è stato fondamentale di Alberto su questo giocatore. La benda sinistra aveva la doppia di marcatura importante su Manfredini, per cui ha lavorato meno bene. A destra si sono aperti dei varchi dove
Abbiamo cercato di sfruttarli, poi fare gol, poi non farlo, però era giusto provare, ma alla fine ha trovato lo spazio giusto. Infatti è partito di mezzo tra Gresco e Cordova, mi sembra. Pensare di poter battere l'Inter su un settore era impossibile. Pensare di dover giocare alla pari era possibile per noi, se lavoravamo bene. Pensare di sfruttare certe importanti situazioni dei nostri ragazzi, tipo Roberto, tipo Marazzina, per noi è importante. Sulla copertina del numero 50 di Famiglia Cristiana, Medio Oriente, Terra Santa in fiamme, la difficile pace e ancora inchiesta a scuola, studenti in piazza contro la riforma della Moratti, farmaci griffati o generici, istruzioni per l'uso, il cardinale Martini e la pace, disarmare i cuori. Gli arbitri chi sono, cosa pensano, perché lo fanno, appesi a un fischietto. Inoltre, con Famiglia Cristiana, la seconda videocassetta Mamma ho riperso l'aereo. È nato il primo Voglia di Casa Stock Outlet, lo spazio self-service dove troverai la migliore biancheria per la casa con speciale vendita a peso, materassi, intimo e scampoli di tendaggi. Voglia di Casa Stock Outlet, la grande novità per vestire la tua casa in tutta libertà, tutti i giorni, domenica compresa, a Cormano, all'uscita dell'autostrada Milano-Venezia, via Giotto 22. Marc Girardelli, il campione del mondo di sci, anche tu da Longoni Sport? Già, qui a Longoni Sport c'è tutto ciò che un atleta può desiderare. Senza inutili slalom. Ditelo ai vostri amici. Alessandra. Mark. Da Longoni Sport, a voi studio. Adecco Milano e il grande basket di Serie A. Con la telecronaca di Fabio Verga e il commento di Dan Peterson, tanti avvincenti incontri di una tra le discipline più amate e seguite nel mondo. Basket Adecco Milano, martedì alle 23 su Telenova. Eccoci qua, bentornati a Lombardia.net, sono le 7.34 per l'esattezza e sto aprendo la rubrica di Lombardia.net, ditelo a Telenova. Oggi purtroppo Paolo Giarrusso non c'è, e però ci sono io e vorrei parlare con voi della sentenza che venerdì è stata resa pubblica su Erika e Omar. Quindi secondo voi è una sentenza giusta? Pensate che sia una sentenza troppo leggera, oppure magari giusta, oppure troppo pesante? Insomma, potete dirlo a Lombardia.net, a ditelo a Telenova, allo 0248 010921. La nostra email è lombardia.net@telenova.it. Io sono adesso in questo momento sul sito del Corriere della Sera e questo è l'articolo proprio della sentenza. Dice: Erika e Omar condannati a 16 e 14 anni, quindi 16 per Erika, 14 anni invece per Omar. La sentenza, quindi il PM della replica, aveva insistito sulla premeditazione del duplice delitto. Allora, dovete sapere che, vi faccio un piccolo riassunto, non è possibile chiedere l'ergastolo per imputati minorenni, quindi il massimo della pena che era stata chiesta, o meno il pubblico ministero Livia Loce aveva chiesto la condanna di Erika a 20 anni e di Omar a 16. Le aggravanti erano quelli che appunto l'efferatezza del crimine, quindi la violenza, la premeditazione, il fatto che siano stati trovati il deltopicida per esempio nella casa di Novi Ligure, quindi siano stati trovati tutta una serie di elementi che abbiano confermato una premeditazione, cioè il fatto che Erika e Omar avessero deciso prima di fare questo crimine.
però dall'altro lato ci sono anche delle attenuanti, quindi il fatto che fossero minorenni e il fatto del rito abbreviato che per legge toglie un terzo della pena, quindi della pena per i due imputati. Se ne è parlato tanto di Erika e Omar, sicuramente è un tema assolutamente scottante, soprattutto perché man mano che vengono fuori i particolari, cioè più particolari vengono alla luce, vengono resi noti alla cronaca, quindi all'opinione pubblica, e maggiormente si viene inquietati, comunque l'inquietudine sale. Io ho qui anche tutta una serie di un archivio degli articoli che sono stati scritti su Erika e Omar, perché da un lato sicuramente parlare di questo caso ci aiuta a capire e ci aiuta anche a fare un po' un esame di coscienza, sia come genitori che come figli, cioè riuscire a capire per esempio anche che il male esiste. Dall'altro lato sicuramente, come è stato chiesto alla fine della sentenza, bisognerebbe anche lasciare in silenzio, cioè tornare al silenzio e riuscire a non parlare più, a non rimanere accaniti su questo tema. Noi abbiamo scelto di parlarne ancora, almeno ancora fino ad oggi, perché con questa sentenza vorremmo sapere la vostra opinione. Quindi ancora una volta vi ricordo il numero di telefono 0248 010921. Siete d'accordo su questa sentenza? Come la ritenete? Ritenete che sia una sentenza troppo leggera, come alcuni hanno scritto, come Camon, come questo giornalista del Corriere della Sera ha scritto proprio sabato, ha scritto questo articolo, forse il più duro in tutta la rassegna stampa che abbiamo trovato, il più duro perché era veramente un articolo in cui ci si chiedeva e ci si rendeva conto che la giustizia italiana non considera più un evento come questo come un evento fatto dal male, cioè un evento in cui bisogna punire, ma è un evento che è dettato dalla follia, e quindi follia significa inevitabilmente non punire ma curare. Questo era sicuramente il redazionale, o comunque l'articolo più cattivo, più duro nei confronti della sentenza. Oppure siete persone che ritengono bene o male che questi due individui possano essere recuperati, quindi abbiano il diritto, essendo esseri umani, di essere recuperati dalla società, quindi che si meritino comunque la possibilità di essere redenti, quindi di pensare a quello che hanno fatto, quindi di pentirsi. Abbiamo letto che Omar si è pentito, comunque Omar si è reso conto di quello che è accaduto. Omar in questo momento, tra parentesi, si occupa di meccanica, quindi è stato, come spesso accade nei carceri, è stato accolto e quindi ha smesso di studiare e fa questo corso di meccanica. È portiere, se non mi sbaglio, nella squadra di calcio del carcere in cui è detenuto, quindi sta cercando in un certo senso di ricostruire una sorta di normalità. Leggo appunto che ha detto di essersi reso conto della gravità di questa azione, pur comunque non in toni di disperazione, però comunque pare essersi reso conto di quello che ha fatto. Mentre sicuramente il personaggio che ancora una volta desta assolutamente curiosità, o comunque non curiosità, ma una sorta di impressione, è proprio Erika, perché Erika ha avuto una sorta di reazione stizzosa, di rabbia, di pianto nel momento della sentenza, ha detto che tutti erano stati cattivi con lei, che l'avevano abbandonata, si era sentita tradita, ma non ancora in questo momento ha avuto il crollo, la caduta in cui si sia resa conto di quello che ha fatto. C'è una telefonata, sentiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Senti, sono Giovanna da Como. Buongiorno Giovanna. Volevo dire che la sentenza è troppo leggera, sì, per questi ragazzi, perché non vengono puniti abbastanza, che c'è si continua a ripetere sempre la stessa storia. Io quei due ragazzi lì li avrei messi in carcere e avrei buttato via la chiave a vita. Quindi secondo lei non sono assolutamente recuperabili? No, no. Ecco, ma da che cosa lei si rende conto di questo? Cos'è che l'ha colpita in modo particolare? Ma per la freddezza anche della ragazza, per le parole, che l'odio che aveva già verso sua mamma, questa ragazza. Non si può, dopo che un genitore ti mette al mondo, cioè essere pugnalata tante volte, cioè, ma dove siamo arrivati? Certo. E non vengono puniti per niente, dopo di quelle ce n'è stata un'altra, poi un'altra, poi, ma proprio perché non c'è la giustizia. Certo. Dovrebbero metterli in un posto e buttare via le chiavi, perché non si finirà mai.
se non vengono puniti, cioè dopo, tanto dopo ripassano sempre per fermentare mentale, fanno poco o niente e si va avanti sempre così. Signora, grazie mille per la sua testimonianza, buona giornata. Effettivamente ci si pone questo problema, cioè da un lato il problema di metterli in un posto, buttare via la chiave, e il problema si potrebbe risolvere così. Molti altri invece dicono sì, ma in questo modo non si fa nulla per queste persone, comunque non si cerca di aiutarle. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto. Sì, buongiorno signora. Buongiorno, io sono Carla. Buongiorno. E desidero fare una domanda, chiedere se in Italia c'è ancora la patria potestà. La patria potestà, perché questo che cosa comporterebbe secondo lei? Ecco, comporterebbe, se c'è ancora in vigore, se viene attentamente osservata, avrebbero dovuto parallelamente al processo fatto ai due ragazzi minori fare un processo anche ai genitori. Perché dove erano i genitori quando Erika, che a me fa un'immensa pena, e anche Omar, due vittime, dove era papà? Dove erano papà, mamma, i tre che, super, e anche l'altra? Quindi signora, lei sta dicendo che in fondo Erika e Omar sono due, fra virgolette, vittime di una famiglia sbagliata? Sì. No, non sbagliata, assente. Assente. Assente, cioè le chiedo, allora, Omar ed Erika passavano i pomeriggi interi di tutta la settimana assieme in camera chiusi, sia in una casa sia nell'altra. È giusto permettere l'amore fra due ragazzini, ma è giusto che in casa dell'uno e dell'altro siano tutti i giorni in una forma, direi quasi maniacale. Sa signora cosa credo? Ecco. Io penso che la ringrazio molto, perché ha posto l'attenzione su una cosa che molto spesso non si nomina. Ecco, e cioè... un momento, sì. non ho finito. Prego signora, dica allora, pure. Allora, in modo costante, un conto è ammettere l'amore tra due ragazzi, ma ci vogliono delle regole. Certo. Poi, nelle prime interviste che hanno fatto gli amici, hanno chiesto, no, ci siamo allontanati perché facevano coppia fissa, non si vedevano mai in giro, e poi frequentavano la stazione. Allora il giornalista dice, cosa vuol dire frequentare la stazione? E hanno riso i ragazzi, e lì gira, pare che giri la droga. Sì. Allora io mi chiedo, ma a 14, 15, 16 anni si deve esercitare la patria potestà, certo. Non diventare genitori padroni, attenzione, ma un minimo, ma di controllo, vigilare, far sentire, e questo è amore, far sentire sul collo di questi ragazzi la presenza dei genitori. Certo. Poi c'è un'altra cosa, questa è una, l'altra cosa è questa, io personalmente non permetterei a papà di Erika di frequentarla per molti motivi. Gli hanno tolto, non dimentichiamo, la patria potestà. Certo. Quando tolgono la patria potestà vuol dire che c'è qualcosa. Ci sono dei motivi. Di poco chiaro. Signora. Io non permetterei. Erika è una vittima e come donna, dato che i processi sono sempre maschilisti, non è stata osservata, non è stata difesa a sufficienza. Per il resto è giusto che si abbia pietà di loro, che devono scontare la loro pena, senza dubbio, certo. Ma fare tutti i 16 anni, non fra due anni vederli fuori in bicicletta. Signora, che io sono. Credo che l'abbia fatto una telefonata molto densa, perché ha trovato tanti tanti temi. Adesso proviamo a sviscerarli e vedere un po' che cosa succede. La ringrazio molto. Allora, prima di tutto... dicevo, un tema che non sempre viene toccato è quello di capire questa famiglia come fosse. Cioè, si è sempre detto che la madre di Erika era una donna assolutamente tranquilla, che si dedicava al volontariato, una famiglia modello. È sempre stata definita come una famiglia perfetta. Evidentemente qualcosa che non funzionava prima c'era, perché abbiamo visto che Erika e Omar, e lo leggo anche qua, usavano comunque sostanze stupefacenti, qualche fra virgolette spinello era stato fumato e addirittura anche della cocaina era stata sniffata.
Questo è quello che troviamo sui giornali, quindi sto citando semplicemente articoli di giornale. Qualche cosa che non funzionava all'interno di questa famiglia sicuramente c'era, e anche il ruolo di questo padre andrebbe discusso, perché sicuramente è un padre che è in una situazione schizofrenica, cioè divisa in due: da un lato ha perso la moglie e il bambino in quel modo, e dall'altro ha la figlia, l'amore per una figlia che poi è una figlia assassina. Quindi sicuramente non abbiamo, in un quarto d'ora sicuramente non si può analizzare questo tema, anche perché è un tema assolutamente complesso e estremamente complicato. Stiamo cercando di sentire la vostra opinione. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Anna. Buongiorno Anna. Buongiorno. Io volevo dire una cosa. Mi sembra che si stia parlando di questa Erika in continuazione, quando ci troviamo di fronte a una persona che non ha mostrato assolutamente il minimo pentimento di ciò che ha fatto. E mi chiedo anche questo recupero. Perché siamo così interessati a recuperare una persona simile? Se fosse successo tra gli zingari o tra gli albanesi, ci saremmo preoccupati nello stesso modo? Questa è una persona che sicuramente deve pagare quello che ha fatto e va recuperata normalmente in carcere, come si cerca di recuperare tutti coloro che stanno in carcere. Ma perché questa cura, questa accuratezza, questo tentativo di questo recupero di questa brava bambina che non mostra né pentimento? Ha avuto una crisi isterica durante la sentenza, furibonda perché l'avevano condannata e quindi le sue marachelle non erano state perdonate. E noi tutti, società, paghiamo, psicologi, attenzione su questa bambina, bisogna recuperarla. Allora, dal mio punto di vista, la metterei in carcere dove deve pagare quello che ha fatto, con calma verrà recuperata come vengono recuperati tutti gli altri, senza nessuna differenza. E poi chiuderei in silenzio questa questione. Basta parlare di questa Erika come se fosse il gioiellino di famiglia che bisogna assolutamente recuperare. Trovo questo atteggiamento ingiusto verso tutti gli altri che magari hanno commesso cose molto minori e che vengono tranquillamente abbandonati senza che nessuno ne parli mai più. Quindi, signora, 16 anni e 14 sono troppo pochi? Ma no, possono anche essere giusti se mostrasse un minimo di ravvedimento, di pentimento, e troppo pochi se continua con questo atteggiamento di dura, di quella che non ha capito, di quella che non se ne frega e di quella che in fondo ha commesso una cosa talmente orribile e talmente brutta che non ha parole, non ha assolutamente altri precedenti. Certo. Quindi io capisco il padre che la vorrà recuperare, però non vedo perché questo debba diventare un peso per tutta la società. Non stiamo recuperando Beethoven che ha sbagliato. È una ragazzina di 14 anni che ne ha fatti di tutti i colori e che adesso deve pagare in qualche modo, e senza che questo comporti che psicologi e studiosi e psichiatri si debbano occupare di lei ad oltranza. Questo è il mio parere. Questa è la sua opinione, signora, e la ringrazio, anche perché da un lato è molto dura, perché sicuramente è un'opinione molto dura, dall'altro però penso che abbia dietro una sofferenza. Penso che comunque questo suo parere dimostri anche il fatto che questa vicenda l'ha toccata profondamente. Quindi altro. La ringrazio molto. Niente, buona giornata. Come potete vedere, purtroppo c'è ancora tanto da parlare su questo. Io personalmente penso che sono d'accordo con la signora che ha chiamato, bisognerebbe fare silenzio a un certo punto per lasciare che le cose si evolvano e vadano avanti, però nella posizione in cui sono anche convinta che bisogna anche riuscire a discuterne, perché questa cosa fa paura e sicuramente è una specie di spettro, Erika, quello che è successo, come è successo, che ci ha toccato e ha toccato delle corde molto molto profonde. Quindi se questo è un modo per far parlare, per far discutere, per far comunicare genitori e figli, papà, mamme e figli adolescenti, allora ben venga, perché evidentemente c'è bisogno di parlare, perché evidentemente Erika e Omar, pure in maniera estrema, sono stati un caso in cui non si riusciva a comunicare. Quindi io vi invito a comunicare, vi invito a parlare. Sono le 7:50, do la linea alla pubblicità, ci vediamo tra poco, e tra poco faremo ancora un po' di approfondimenti sportivi, questa volta un pochino più leggeri. Ci vediamo tra poco. Thank you.
Vision, liberté totale. Itaca! Itaca! L'Odissea, le avventure di Ulisse, un uomo che volle scrutare gli orizzonti dell'ignoto. Penelope, Telemaco, Nausica, Elena, Circe, Calipso, Polifemo, dei e dee, una miriade di personaggi e divinità coinvolti nelle straordinarie avventure di Ulisse, l'uomo simbolo dell'umanità che non si arrende mai. Due DVD con gli approfondimenti di Piero e Alberto Angela, disponibile anche in videocassette, nelle migliori librerie e videoteche. Attenzione! Alla Metal Mark di Orzinuovi sta succedendo qualcosa di imprevedibile. Mettetevi l'elmetto, i prezzi sono esplosivi! Sì, la Metal Mark di Orzinuovi scoppia di convenienza per chi vuole fare acquisti al reparto mobili, con prezzi mai visti su oltre 100 cucine, 100 camere, 100 camerette, più di 1000 salotti e soggiorni fino ad esaurimento scorte. I prezzi crollano! Non credo ai miei occhi! Alla Metal Mark acquisti subito e paghi in comode rate senza anticipo oppure fino a 36 mesi ad interessi zero. Metal Mark, Orzinuovi Brescia, aperto la domenica, mattina e pomeriggio. Un mobile d'epoca non tramonta mai. Scopri il calore del mobile antico dal Giobbe e delle riproduzioni realizzate con legni vecchi e nuovi. Ora è il momento giusto, perché solo per pochi giorni ancora potrete acquistare con sconti fino al 50%. Dal Giobbe a Cinisello Balsamo in Viale Brianza 162, aperto anche la domenica. È il piacere che vuoi tu. Amaro Ramazzotti, l'amaro positivo. Diavolina accendifuoco, tradizionale o ecologica. Per l'accensione del fuoco è insuperabile. Ho un cretino che si è permesso di fare il malfetente? No. Gli ho dato uno sberrone così forte, che l'ho attaccato così al muro, che mo sto ancora pagando la sua affissione, guarda. Signorina, quando viene, dove è andata la nalata? E già qua mi fa spaventare, si imbosca. Scusi, signorina. Lista d'attesa, ogni venerdì alle 20:30 su Telenova. Bentornati in studio, bentornati a Lombardia.net, grazie per le vostre telefonate nell'argomento di Ditelo Telenova. So che c'erano altre telefonate, ma abbiamo deciso proprio di cambiare argomento per cercare di rendere questo lunedì un pochino più leggero. Allora parliamo di sport, visto che ieri c'è stata la giornata di campionato. Io comunque vi ricordo il nostro numero di telefono, che è 0248 010921, perché alle 8:30 avremo il nostro ospite, che è Fabio Santini, giornalista sportivo, col quale faremo veramente il punto del campionato. Quindi vi invito veramente a telefonare, chi di voi è sportivo, ma anche magari di chi non si tiene tanto di sport e ha qualche curiosità. Mi raccomando, telefonate, perché siamo qui apposta per rispondere alle vostre domande. E oggi finalmente ho anche un esperto di sport. Sapete che io sono ferrata di sport fino a un certo punto, quindi finalmente ho un ottimo insegnante dal quale prenderò lezioni per sapere meglio che cosa sta succedendo in campionato. E proprio in campionato adesso vediamo la classifica. Allora, il Chievo e la Roma sono in testa con 29 punti, l'Inter con 28, la Juventus con 24, 23 per Bologna, Lazio e Milan, 22 col Verona, 20 Atalanta, 18 Udinese, 17 punti per il Brescia, 15 punti per il Piacenza, 14 punti per Lecce e Torino, 13 punti per Fiorentina e Perugia, 11 punti per il Parma e 7 punti per il Venezia. Questa quindi è la classifica. Vediamo invece adesso le partite, che cosa è successo. Vediamo subito le partite e i risultati di Serie A. Allora, quindicesima giornata di campionato, quindi il 16 dicembre, quindi domenica, ieri, Atalanta-Parma 4-1, Bologna-Perugia 2-1, Fiorentina-Brescia 1-0, Inter-Chievo 1-2, Juventus-Piacenza 2-0, Lecce-Torino 1-1, Roma-Milan 1-0, Venezia-Udinese 2-1, Verona-Lazio 3-1. Quindi sicuramente ne parleremo anche con Fabio Santini. Le partite centrali di questa ultima giornata di campionato sono state sicuramente la Roma-Milan, in cui la Roma è riuscita a sconfiggere il Milan, e sicuramente Inter-Chievo, partita nella quale il Chievo è riuscito a vincere, quindi con due gol rispetto l'uno gol dell'Inter. Quindi la situazione si è capovolta, quindi il Chievo è tornato in testa affiancato dalla Roma, e invece l'Inter è a un punto sotto. Questa quindi è la situazione delle partite. Vediamo se ci sono delle notizie o comunque degli articoli che ci possono interessare. Siamo su Cataweb Sport, vediamo la pagina se si apre, aggiorniamo
subito, vediamo di aprirla per avere notizie, vedere un po' se ci sono delle ultimissime notizie o notizie interessanti per quanto riguarda l'ultima giornata di campionato. Quindi diamo un'occhiata a Cataweb Sport, vediamo se riesco ad aprirlo. Allora, terminiamo, eccolo qua, forse ci siamo. Sì, dovremmo esserci, eccolo qua. Ah, perché non si apre? Allora, vediamo, eccolo qua, trovato. Juve brutta e vincente, ora altri tre successi. Chievo da Cineteca, Del Neri se la gode. La Roma torna in vetta, Milan nero con Collina. Altre notizie, Lazio, la rincorsa si ferma a Verona. Ma è stato solo un episodio, Cruz non segna mai, ma il Bologna si consola con il gol di Fresi. Ganz fa emozionare Mancini, Atalanta travolgente sul Parma, Passarella dice ho la fiducia della società. Articoli quindi comunque riguardanti i commenti e la classifica di questa giornata di campionato. Inter batti il Verona e tornerai prima. Di Biagio indica la via per un immediato rilancio. Con il Chievo abbiamo sprecato troppe occasioni, ma basta una vittoria mercoledì per rimediare. Quindi sicuramente un atteggiamento positivo dell'Inter. Abbiamo visto comunque una partita molto interessante. È stata una bella partita, giocata molto molto bene. Altre notizie di calcio. Owen, ultime ore prima della festa d'oro. Il gioiello del Liverpool vincerà lunedì il pallone d'oro, anche se Raul e Henry sperano ancora. L'inglese però non è stato incluso nella lista dei tre giocatori che si contenderanno il premio della FIFA. Un'ultima notizia, Oliveira, il solito show, vincono Como e Modena e continua il loro testa a testa in vetta. Empoli recupera tre volte contro il Genoa, non si ferma la Salernitana di Zeman. Quindi queste sono le notizie, le ultime notizie di Cataweb Sport. Vediamo se riesco a aprire adesso il sito internet dell'Inter per avere una, ovviamente un'opinione a caldo della notizia, comunque della partita di ieri, di sabato. Vediamo un punto di entrare nel sito internet dell'Inter, vediamo se riusciamo ad avere delle notizie. Allora, aggiorniamo. Allora, in diretta dall'Inter, Cooper a Radio Nacional de España dice Raúl meglio di Figo, è un simbolo. Cooper a Radio Nacional, pensare all'Inter campione, perché no? Quindi intervista sempre a Cooper, Ronaldo non ha paura e ha dimostrato di esserci contro il Chievo. Altre notizie, vediamo un po' se troviamo. Toldo dice brucia aver perso davanti ai nostri tifosi, ma già mercoledì dobbiamo rifarci. Di Biagio, vincere mercoledì è la miglior medicina. Di Biagio ancora, vedere Ronny così in forma è stata una piacevole sorpresa anche per noi. Sempre Di Biagio dice in finale potevamo girare la partita, adesso pensiamo a rifarci mercoledì. Altre notizie, per esempio, dunque sospetto stiramento al bicipite femorale destro per Okan. Vediamo altre notizie, altre immagini comunque di Inter Chievo, anticipo della 15ª giornata. Dunque, vediamo subito se troviamo altre notizie. Dunque, possiamo chiudere qui la parte dell'Inter.it, il sito internet ufficiale dell'Inter. Torniamo sullo sport, vediamo altre notizie, altri punti di vista riguardanti la partita, le partite di ieri. Allora, siamo su sport.it. La Roma torna in sella. Dopo 14 giornate passate ad inseguire, i giallorossi riassapornano l'area della vetta della classifica. 1-0 sul Milan, un gol di Totti e Chievo raggiunto a quota 29. Altre notizie, solo la Juve tiene il passo. Zac, Verona più concreto. Lippi, Juve bella a metà. Marazzina, non temiamo nessuno. Cordoba e Okan, il Chievo lascia il segno. Un acquirente per la Fiorentina, Agnelli un insolito Babbo Natale. Quindi queste sono le notizie per chi di voi vuole andare a vedere le ultime news riguardanti il calcio. Vediamo Juve, subito Cannavaro, Di Canio torna alla Lazio, Rockenbach al Milan, si può fare, alla Roma piace Mexes. Altre notizie, vediamo un po' se riusciamo a trovare le ultime notizie sempre riguardanti il calcio. Le altre notizie, dice Ancelotti, una notizia di 16-12, quindi di domenica, Collina alla vista lunga. Capello dice grande gara della Roma. La Roma torna in sella, quindi Di Biagio dice ora voltiamo pagina. Marazzina, non temiamo nessuno. Liverpool, che tonfo. Treviso riprende il volo, notizia di basket. Una notizia di volley, invece cambio in vetta. Una notizia sempre di calcio, il Catania esonera, ammazza l'orso. Gascogne sogna i mondiali, Mazzone abbiamo sbagliato troppo. Cavasin, accetto il pari, ma puntini puntini.
Vediamo altre notizie. Malesani ci vuole più tecnologia. Ventura dice sconfitta preventivata. Magni sempre creduto alla salvezza. Novellino, che sfortuna, quindi tutta una serie di, comunque una sorta di rassegna stampa delle opinioni dei protagonisti del mondo del calcio, quindi vi segnalo sportal.it, un sito dove potete trovare proprio le ultime news riguardanti il mondo dello sport. Sono le 8 un minuto, do la linea alla pubblicità e poi ci vediamo per l'ultima rassegna stampa prima del nostro ospite. Fabio Santini, col quale parleremo in maniera molto approfondita del campionato, che cosa sta succedendo in campionato. Ci vediamo tra pochissimo, a dopo. Chiesta scuola, studenti in piazza contro la riforma della Moratti, farmaci griffati o generici, istruzioni per l'uso, il cardinale Martini e la pace, disarmare i cuori, gli arbitri chi sono, cosa pensano, perché lo fanno, appesi a un fischietto, inoltre con Famiglia Cristiana, la seconda videocassetta Mamma ho riperso l'aereo. Buone feste, ciao mamma Natale, per buone feste ai nostri spettatori, sì, pensate, adesso andiamo subito a vedere questa cucina bellissima in legno massiccio compresa di lavastoviglie a 2267 euro. E che dite di quest'altra fantastica cucina, doppia colonna in laminato, tanti colori a disposizione, anche angolare, a 2009 euro, solo qui da Pianeta Casa. Buone feste! Jingle bell, jingle bell. Pianeta Casa, a San Giuliano Milanese. Peschiera Borromeo. Trecate, Novara. Zipito San Giacomo. Aperti anche la domenica pomeriggio. Le feste più belle da tutto risparmio. Grandi offerte natalizie a prezzi incredibili. Elettrodomestici di grandi marche, TV Color, Hi-Fi, illuminazione, casalinghi e tutto per la casa. Inoltre arredamenti classici e moderni, cucine, soggiorni, salotti, camere e camerette, per arredare con gusto e funzionalità la vostra casa. Tutto risparmio, che risparmio! A Bertemate, strada statale dei Giovi e Varedo, superstrada Milano Meda. Buone feste a tutti! 14 professionisti addetti alle ristrutturazioni di bagni e cucine, comprese le agevolazioni di legge. Professionalità ed esperienza, la giusta risposta ad ogni vostra esigenza. Voi scegliete, al resto pensiamo noi. A Milano in Viale Monza 237, Carugate in Via San Galli 3. Nova Stadio, mercoledì alle 19.30 su Telenova. Bentornati a Lombardia.net, siamo nell'ultimo quarto d'ora di rassegna stampa. Io intanto vi ricordo il nostro numero di telefono 0248 010921, perché alle 8.30 sarà come il nostro ospite, quindi Fabio Santini, giornalista sportivo televisivo, che parlerà con me di campionato. Quindi com'è la situazione del campionato? Faremo il punto sulla situazione delle partite del campionato, della classifica. E sicuramente mi bacchetterà perché ho letto Okan invece che Okan, quindi sono stata corretta dalla mia regia, quindi Okan mi correggo. Io, sapete, ogni tanto con i nomi dei giocatori ho qualche problema. Cercherò di prendere lezioni da Fabio Santini, che sicuramente saprà darmi delle ottime informazioni e indicazioni. Ultimo quarto d'ora di rassegna stampa, siamo su ansa.it, quindi siamo sulle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo. Guerra, Karzai a Roma incontra l'ex re, quindi viene confermato dal portavoce. Parigi, brucia un albergo, almeno 4 i morti, una notizia delle 7.27. 4.23, borsa, Tokyo apre in ribasso, il Nikkei scende dell'1,68%. Portogallo, si dimette il premier. Finanziaria, incapienti, governo per rinvio. Maltempo, neve e ghiaccio attanagliano il sud, quindi traffico purtroppo in tilt nella zona del sud Italia. Rogo, casa di riposo, il governo monitoraggio strutture disabili, quindi 9 sono i sopravvissuti all'incendio del centro di recupero mentale del Salernitano, 19 purtroppo le vittime. Per il PM si tratterebbe di un fatto accidentale e scoppia ovviamente la polemica. La struttura era isolata. Arafat, vogliamo un vero Stato con capitale Gerusalemme. L'unica strada è il negoziato, quindi così afferma il presidente palestinese, che ha ordinato di porre fine agli attacchi suicidi. USA e Israele, servono fatti concreti. Ovviamente c'è molta cautela
per questa promessa di Arafat. PDC, l'Ulivo, scelta strategica, ma noi restiamo comunisti. Il congresso si è concluso con la conferma di Diliberto, segretario e Cossutta presidente. Gelo e neve sulla penisola, ma l'ondata di gelo proveniente dall'est avrà vita breve, fortunatamente. A partire da martedì le condizioni del tempo dovrebbero migliorare. L'A3 bloccate per alcune ore oltre 100 auto, quindi una situazione in questo momento difficile. La Roma in testa con il Chievo, ha ripreso l'Olimpo della classifica, è arrivata appunto insieme al Chievo nella prima posizione, e una notizia ancora una volta di guerra. Quindi a Tora Bora non è ancora finita. Powell dice Bin Laden è vivo, ma gli Stati Uniti non sanno dove si trovi. Circa 2.000 miliziani di Al-Qaeda hanno abbandonato il rifugio bunker di Tora Bora. Membro di Al-Qaeda, l'americano catturato per i talebani. Euro meno 16, quindi meno 15 in realtà, nonnino raggirato nelle chiese da falso addetto. I carabinieri raccomandano di non fidarsi dei presunti addetti al cambio di lire in euro. Vi ricordate che la scorsa settimana abbiamo fatto proprio uno speciale, c'è stato un ospite che ci ha parlato dei raggiri, del fatto che ci siano persone con brutte intenzioni che vanno nelle case delle persone, soprattutto anziane, delle persone in difficoltà che magari vivono da sole, e dicono appunto di cambiare le lire in euro. Probabilmente purtroppo questo signore a Lecce non ha potuto seguire la trasmissione, ma spero veramente che voi che avete seguito la trasmissione vi possiate ricordare che non esiste una figura professionale una figura addetta delle banche che venga a casa vostra a cambiarvi le lire in euro. Se viene qualcuno a dirvi questa cosa, non aprite la porta. Quindi mi raccomando, anche se vi vengono offerti dei soldi, mi raccomando, non aprite, perché non è possibile fare una cosa del genere, non è legale. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione. Torniamo sempre sulle ANSA, o comunque sulle agenzie, andiamo su CNN Italia. L'Alleanza dell'Est canta vittoria, gli uomini di Al-Qaeda in fuga. Ramallah, appello di Arafat, il negoziato è l'unica strada. Kabul, Rumsfeld assicura, non abbiamo mire territoriali. Calcio, Totti gol, la Roma torna prima, la Juve che fatica. L'anticipo quindi a un super Chievo, Inter KO. Maltempo, panico da ghiaccio, chiusa la Salerno-Reggio Calabria. Ramadan, il mondo islamico celebra la fine del Ramadan. Londra, la stampa, Al-Qaeda preparava un attacco alla City. La City è il centro economico di Londra, il centro proprio del commercio, il cuore della città in cui vengono sfatti tutti gli scambi economici, quindi il cuore economico della città. Una sorta di World Trade Center inglese. E proprio riguardo al World Trade Center dice demolita l'ultima sezione delle Torri Gemelle. Salerno, rogo in centro di riabilitazione, muoiono 19 anziani. Quindi queste sono le notizie riguardanti la CNN Italia. Ci sono notizie di sport, comunque se siete interessati a questo sito potete andare appunto su www.cnnitalia.it e troverete tutte le ultime informazioni. Torniamo adesso, invece parliamo di un argomento interessante, quale l'economia, vediamo quali sono stati gli spostamenti in questo giorno. Vediamo, ovviamente si parla di venerdì e oggi stamattina l'unico mercato aperto è quello orientale. Mibtel meno 0,45, Mib30 meno 0,54, Numtel meno 0,93, Nasdaq più 0,27, Dow Jones più 1,27. Quindi l'ultima chiusura delle borse italiane e negli Stati Uniti è stata purtroppo negativa in Italia, ma positiva per quanto riguarda gli Stati Uniti. Proviamo a vedere se troviamo altre informazioni di altri mercati. Andiamo su Virgilio e vediamo che cosa sta succedendo. Vediamo borse estere. Allora, per quanto riguarda le borse estere, per esempio in Giappone il Japan Index dice più 0,68%. Vediamo di aggiornare il sito per avere conferma effettivamente di questa cosa. Mi sembra appunto, riconfermo, il Dow Jones più 0,46 e il Nasdaq più 0,34. Vediamo adesso invece di capire un po' qual è la situazione del traffico, quindi torniamo su il traffico e cerchiamo di capire che cosa riusciamo a trovare e darvi delle ottime indicazioni
per voi, per chi in questo momento si sta per mettere in strada. Sono le 8 e 10 minuti, quindi è un momento di grande intensità per quanto riguarda il traffico. Tangenziale ovest, la visione che ho è piuttosto chiara, quindi non ci sono problemi di visibilità. Tangenziale ovest, come potete immaginare, è abbastanza trafficata, la stessa cosa vale per la tangenziale est, c'è una notevole situazione di traffico, pur non essendoci incolonnamenti e code. Vedo una bellissima alba comunque, quindi una giornata si presuppone molto bella, quindi di sole. Vedo purtroppo però ai margini delle tangenziali ghiaccio, quindi immagino che ce ne sia anche purtroppo sul manto stradale. Le temperature, come sapete, sono molto basse, quindi fate molta attenzione. Vediamo se troviamo indicazioni di code. Allora, Milano-Serravalle, la A7, si segnala traffico intenso con coda in carreggiata nord, direzione Milano, tra gli svincoli di Assago e Piazza Maggi. Tangenziale ovest di Milano si segnala traffico intenso con code in carreggiata nord, quindi direzione A8 Laghi, tra l'allacciamento A1 Bologna e lo svincolo Lorenteggio in carreggiata sud, direzione A1 Bologna, tra gli svincoli Cusago Baggio e l'allacciamento A1 Bologna. Si comunica che l'area di servizio Mugiano Est al chilometro 12 nord in direzione A8 Laghi è chiusa, quindi non eroga carburante, quindi mi raccomando, fate attenzione di fare benzina prima. A51 tangenziale est di Milano si segnala traffico intenso con coda in carreggiata sud, direzione A1 Bologna tra gli svincoli di Cernusco e Forlanini e in carreggiata sud, direzione A4 Venezia tra Paullo e Linate. Quindi tangenziale est, code o comunque rallentamenti, Paullo, Linate, Cernusco e Forlanini. Tangenziale nord di Milano si segnala traffico intenso con code a tratti in entrambe le carreggiate, perché ovviamente è un'ora in cui c'è molto molto traffico, un'ora di punta. Vediamo se trovo un altro sito di traffico che ci può dare altre informazioni utili. Tangenziale est, come potete vedere, in questo momento la situazione è piuttosto tranquilla, c'è sì traffico ma senza particolari rallentamenti. La A4 uscita Bergamo, clicchiamo per vedere che cosa sta succedendo. C'è uno splendido sole che sta nascendo in questo momento, la situazione è assolutamente tranquilla. Quindi sicuramente una situazione per ora abbastanza tranquilla. Sono le 8:13 minuti ed è arrivato il momento di fare gli auguri. Quindi oggi vediamo chi festeggia l'onomastico e chi compie gli anni. Allora andiamo su auguri.it, andiamo indietro e clicchiamo su lunedì 17 dicembre. Allora, oggi compiono gli anni Giuseppe Zamberletti, industriale, Bill Pullman, attore americano, Moreno Argentin, corridore, Giovanni Ribisi, attore, e Mila Jovovich, bellissima attrice di origine russa, americana adesso, che compie gli anni, è nata nel 1975, quindi tanti auguri per lei. E oggi vediamo allora l'onomastico, quindi vediamo un po' l'onomastico di oggi, vediamo chi festeggia l'onomastico, vediamo di aprire il sito di www.santantonio.org, vediamo se riesco ad aprirlo perché ovviamente ci sono un po' di problemi, vediamo un po' di aggiornare il sito, se ci fossero problemi proviamo a vedere un altro sito di città informazioni. Allora, oggi non è il 13 novembre, torniamo sulla data giusta. Allora, oggi esattamente, allora, dunque vediamo subito di trovare, se mi date il tempo un attimo. Allora, oggi è il 17, quindi giorno 17, per trovare il santo del giorno, il mese siamo dicembre ovviamente, clicchiamo, cerchiamo oggi chi compie, chi festeggia l'onomastico. San Floriano, venerato a Bologna, San Giovanni de Mata, sacerdote, Santa Iolanda, San Lazzaro di Betania e Santa Olimpia, vedova. Quindi faccio veramente gli auguri a tutti voi, a chi compie gli anni e a chi invece festeggia l'onomastico, quindi tanti auguri a chi si chiama Floriano, Giovanni, Iolanda, Lazzaro e Olimpia, quindi tantissimi auguri a tutti voi. Ho ancora un minuto giusto per darvi allora le ultime indicazioni per quanto riguarda il meteo, vediamo subito Meteo Live se ci dà delle indicazioni ulteriori, vediamo che cosa ci dice. Neve al sud e sul medio Adriatico, quindi ultime notizie per quanto riguarda il meteo, quindi grande attenzione per quanto riguarda la parte sud dell'Italia, vediamo se troviamo invece adesso una situazione nel nord Italia. Beh, qui ricordo ancora una volta le tempeste vere e proprie che ci sono state giovedì, che c'è stata giovedì attorno a Milano, quindi una situazione effettivamente che ci ha colpito molto. Vediamo un'altra
notizia, per esempio questa, se troviamo un altro sito che ci può dare informazioni sul nord dell'Italia, clicchiamo su meteo.it, vediamo subito che cosa ci dice. Dice che effettivamente un fronte freddo ci ha abbandonato proprio adesso e si è effettivamente spostato verso il sud Italia. Pare che la situazione comunque migliorerà, quindi per giovedì avremo sì un ritorno di nuvolosità, ma nello stesso tempo anche una ulteriore, per fortuna, innalzata delle temperature. Dice schiarita all'orizzonte, purtroppo ancora freddo e possibili nevicate, specie sul versante adriatico, ma da martedì la situazione migliorerà. Sono le 8:16, devo dare la linea al telegiornale. Vi ricordo che dopo avremo in studio Fabio Santini e con lui parleremo di calcio, quindi per tutti coloro che sono interessati, mi raccomando, vi invito a telefonare 0248 0109 21. Quindi mi raccomando, dopo il telegiornale alla pubblicità, siamo qui e parliamo di sport. A tra poco. Libertà totale. Salve, sono Matteo Giuliano, noi del gruppo Punto ed il Nord siamo qui per farvi fare un ottimo investimento immobiliare. Abbiamo cantieri aperti in Castione, Onore, Rovetta, Clusone, Songhevazzo, Primole e Gromo, a partire da 85 milioni. La vostra casa per sempre, con mutui bancari ritagliati sulle vostre esigenze. La nostra consulenza globale vi guiderà senza problemi fino al rogito notarile. Da noi qualità, ascolto e realizzazione dei vostri sogni sono di casa. Vi aspettiamo nelle nostre agenzie oppure telefonate al numero 0346 20 176. Arrivederci. La dimensione di Gatti Arredare. Un mondo fatto di design, di linee classiche e di materiali di alta qualità. Ho sempre offerto ai miei clienti prodotti di alta qualità, come questo tavolo, costruito dai miei falegnami in noce nazionale massiccio. Armonia e funzionalità per mobili che vi stupiranno anche nel prezzo. Più di 50 anni di storia per un'esposizione sempre all'altezza della propria tradizione. Gatti Arredare a Ospedaletto Lodigiano, in via Mantovana, a pochi metri dall'autosole uscita Casal Pusterlengo. Dallas by Olindo, la pellicceria più grande d'Italia, è orgogliosa di presentare la sua nuova collezione di pellicce abbigliamento in pelle autunno-inverno 2001-2002. Dallas vi aspetta alla Chiarella, nel centro commerciale Il Girasole, con 20.000 capi esposti. Nel nuovo negozio a Campo Spinoso, sulla strada statale per Broni, in provincia di Pavia, con aperture domenicali. Dallas è presente anche a Milano, in via delle Forze Armate 312 e a Cernusco sul Naviglio, nel grandissimo centro tessile. Le novità più entusiasmanti della moda le trovate da Dallas. Capi in pelle a partire da lire 100.000, pellicce di visone a partire da lire 2.500.000, pellicce di persiano a partire da lire 1.500.000. Dallas, dopo 30 anni di attività, moda giovane, classica, trend e molto, molto, molto piccante. Intolleranza, guerra, sofferenza, solitudine, rapporti difficili, perdono, fede. Come ci poniamo di fronte ai grandi interrogativi della nostra vita? Perché? Il programma di approfondimento condotto da Don Gino Rigoldi e Francesca Cantiani. In studio personaggi, esperti, testimonianze, inchieste, servizi e altro ancora. Il tutto per aiutarci a comprendere meglio e a vivere bene con noi stessi. Perché ogni giovedì alle ore 20:30 vi aspettiamo. Eccolo il kit più ambito dagli italiani. Contenuto 53 monete per un totale di 12,91 euro, pari a 25.000 lire. È iniziata la distribuzione delle nuove monete europee nei 14.000 uffici postali italiani. Sono ben 30 milioni i pacchetti confezionati. A Milano gli uffici sono stati presi d'assalto, ressa e code ovunque. Oltre alla distribuzione degli euro, anche l'imminente scadenza del pagamento dell'ICI ha fatto catapultare i milanesi negli uffici postali. Massimo 3.
Massimo tre, tutti ne prendono uno o due, io potevo avere le nipotine, quindi come regalo di Natale. Via. Una giornata di lunghe code. È una giornata di lunghe code, sì. Sì. Lei non è riuscito ad avere l'euro? Per adesso no, magari riproviamo più tardi. Ma questo perché? C'è troppa gente? Troppa gente, vado a prendere il caffè prima, poi pensiamo all'euro. Signora, è riuscito ad avere il kit? Due kit. Ha fatto una lunga coda? No, 5 minuti. Ma è venuta appositamente per questo? Appositamente per questo. E adesso però lo dovrà tenere fino al 1 gennaio. Vabbè, tanto ce l'ho. Dal momento che noi andiamo in Francia, ce le portiamo dietro addirittura. Serve anche per abituarsi. Sì, per abituarsi, sì. Da lunedì sarà possibile ritirare i mini kit da 25.000 lire anche presso gli istituti bancari. Sono disponibili ben 20 milioni di buste con 53 monete per i consumatori e 800.000 starter kit per i commercianti. L'euro è finalmente arrivato nelle tasche degli italiani, ma va ricordato che le monete potranno essere spese solo a partire dal 1 gennaio. La sentenza di Erika e Omar, lei 16 anni e lui 14. Ottima, perché io sono perfettamente d'accordo che vadano puniti, perché sono giovani, sono minorenni, però hanno un ragionamento già da adulti. È giusto, perché credo che comunque sia, anche se sono minorenni, non era giusto considerarli diversi, perché un omicidio è comunque un omicidio. Troppo pochi, per me è imperdonabile. È una cosa che non si può dire così, perché io sono mamma, quindi posso capire sia il bambino sia la madre. Pochi, ci avevano di più, loro hanno fatto roba da mattatoio, non ho visto come l'hanno trattato. Forse si meritavano di restare proprio in galera per tutta la vita, però è pure vero che sono piccoli. Forse anche più tempo, perché devono avere uno shock di quello che hanno fatto, però puoi venirle incontro. Bisogna che siano controllati e seguiti, perché per conto mio in quel momento non erano incapaci di fare quello che hanno fatto. Vista l'efferatezza dei delitti, degli assassini, sono due, e la premeditazione, perché non si può dire che non sia stato premeditato, mi sembra che sia giusto, al di là dell'età dei ragazzi, perché un adulto probabilmente avrebbe preso 10 anni in più. Vogliono recuperare, scusi, che cosa c'è da recuperare? Quando uno ammazza la mamma... Buono perché valga anche per altre persone, perché mi sembra che oggi sono troppi casi di persone che praticamente fanno queste cose qui e poi alla fine non vengono puniti. Il cardinale Carlo Maria Martini ha fatto visita ai giovani del Centro Ambrosiano di Solidarietà che si trova al Parco Lambro a Milano. La visita si è svolta in un giorno di festa per questa comunità. Il centro è un ente morale sorto nel 1986 per il recupero dei tossicodipendenti. Attualmente all'interno esistono 3 strutture che accolgono, oltre ai tossicodipendenti, anche giovani psicolabili e minori a rischio. In totale sono una 70 i ragazzi in cura e una 60 sono i volontari che prestano la loro opera assistenziale. Si tratta di una grande famiglia che mette in pratica l'ideale della solidarietà per il quale l'ente è sorto. Che molte volte questi ragazzi con le nuove droghe arrivano anche con degli scompensi a livello del cervello. Poi c'è una comunità per ragazzi psicolabili, è un progetto fatto con l'ospedale San Paolo e col CPS, Centro Psicologico Sociale. Qui sopra abbiamo una comunità invece per ragazzi, quasi tutti, la maggior parte extracomunitari, marocchini, tunisini, poi abbiamo anche albanesi, kosovari e qualche italiano. Sono ragazzi dissociati, senza famiglia, e vengono accompagnati qui con degli assistenti sociali. È un progetto fatto con comuni limitrofi. Difficile l'approccio? No, basta saper relazionare con le persone, perché loro sono molto disponibili e accettano il volontario. Hanno bisogno di trovare le persone che li rapportano nel mondo e li accolgono così come sono. È importante la presenza del volontario, perché è il filo conduttore, se così si può definire, col mondo esterno. Questo. E poi soprattutto si sentono stimati, apprezzati, cose che ovviamente fuori non era così, insomma, era il contrario. Poche idee ma confuse, questo quanto emerge dal sondaggio natalizio del Centax sui regali da far trovare sotto l'albero ai nostri cari. Solo un italiano su 10 ha già le idee chiare sugli acquisti,
E se trovare qualcosa per l'amato non sembra creare grandi difficoltà, il regalo più difficile da scegliere è quello per la mamma. Seguono i figli e i colleghi di lavoro. E la mancanza dell'idea giusta trasforma spesso lo shopping in una sorta di banco di prova per le coppie. La lite con il coniuge sarà infatti all'ordine del giorno. Discussioni per chi dovrà scegliere il regalo, per la somma da spendere per la suocera, per le noiose file alla cassa, per le continue indecisioni di lui o gli eccessivi tempi di scelta di lei, capace di stazionare per ore ed ore tra banconi e scaffali di offerte. Anche la prova fisica a cui si sottopone in questi giorni il regalista medio italiano non è certo indifferente. 3 ore e mezza in coda alle casse, 5 negozi visitati prima di trovare il regalo giusto per tutti, una media di 10 km a piedi e 240 vetrine ispezionate. Ma se le idee scarseggiano e la tensione in famiglia cresce, non preoccupatevi. In fondo il Natale arriva solo una volta all'anno. Si soffre in Serie A con qualsiasi squadra. Questa è una squadra buona che ha, oltretutto, ha dei giocatori davanti in un momento di forma eccezionale come Hübner e Poggi, e non solo loro. Ci ha creato dei problemi all'inizio. Primo tempo non abbiamo giocato bene, abbiamo giocato con molta lentezza, con poca velocità di manovra, con troppo toccare la palla, troppo portare la palla, e abbiamo praticamente creato soltanto tanti calci d'angolo e poco altro. Fortunatamente in uno di questi calci d'angolo, siccome abbiamo dei giocatori bravi in queste situazioni, siamo andati in vantaggio. Il secondo tempo invece mi è piaciuto molto la squadra, il secondo tempo ha giocato con più velocità, con più rabbia, e probabilmente anche per il fatto che eravamo in vantaggio. Abbiamo concluso parecchio nel secondo tempo, è stato molto bravo il loro portiere a fare 2 o 3 parate con palla bassa, con l'altro colpo di testa di Maresca, e poi ci stava la beffa finale, meno male che Buffon ha evitato, perché è stata l'unica conclusione che ha fatto il Piacenza nel secondo tempo. Quando d'altronde, quando il risultato è così in bilico, con un solo gol di vantaggio, c'è sempre il rischio di una, di uno scivolone, di una svista, di una deviazione, qualcosa. Noi siamo una squadra che è stata costruita così, è stata costruita senza un fantasista, senza un creatore di gioco in mezzo al campo, con giocatori che devono far circolare la palla con velocità, portarla al meno possibile, cercare di arrivare al cross, soprattutto da destra, e da sinistra abbiamo Nedved, che è un giocatore che ogni tanto si accentra, va a cercare la conclusione, lo scambio, il tiro. Abbiamo sofferto parecchio oggi, perciò siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo migliorare, però è importante prendere 3 punti e poi pensiamo all'altra partita. Sto migliorando come sta migliorando tutta la squadra, però diciamo che lo sappiamo che non siamo al massimo, che dobbiamo migliorare. Tutti, ognuno di noi ci deve dare molto di più, noi lo sappiamo che lo possiamo dare e sicuramente cercheremo di darlo. Peccato, perché questa sconfitta non l'aspettavo, però bisogna darle merito al Chievo, che ha fatto una grande partita. Anche noi credo che abbiamo tentato in tutti i modi di concludere, però purtroppo le occasioni le abbiamo avute, però in zona gol abbiamo variato qualcosa. Non è una sconfitta, voglio dire, che pregiudichi niente, però i 3 punti di questa sera sono importanti, vuoi per la classifica, per staccare dalle altre, vuoi anche per dedicare una bella vittoria all'avvocato che non c'è più. Purtroppo questa vittoria la dobbiamo rimandare, però spero che ci siano altre occasioni. Sono 3 punti persi che erano importanti, però siamo tutti lì, ancora mancano tante partite, dobbiamo guardare avanti. Ecco, cos'è che vi è mancato questa sera in particolare? No, credo che, come ho detto prima, abbiamo fatto una partita a viso aperto come il Chievo, loro le occasioni che hanno avuto le hanno sfruttato, noi abbiamo avuto anche occasioni nette di far gol, però purtroppo non abbiamo concluso. Abbiamo difficoltà nella banda, nella fascia sinistra, con Aliberto, che è un buon giocatore, molto rapido, tatticamente lavora bene. E io credo che la squadra necessitava un ricambio, perché il pericolo maggiore stava lì. Ronaldo, mi sembra che sia tornato. Sì, ha giocato 90 minuti e questo è molto importante per lui e per noi, no?
Lo sull'ultimo 15 minuti, 10 minuti non stava bene, del tutto bene, però io credo che ha esigito alla difesa del Chievo. Io credo che è merito del Chievo perché, ripeto, è una squadra compatta, gioca da memoria, lavora molto in campo, esige, avanti, indietro, esige. Però io credo che l'Inter non ha fatto una mala partita, no. Tengo la sensazione, che per me il secondo tempo l'Inter mereció fare un gol. Direi che la squadra ha giocato bene, ha sfruttato le qualità dei giocatori di fascia, specialmente sulla destra. Penso che Tagliano davanti a Gresco la partita l'abbiamo fatta, andando a levare un po' i tre, due difensori e tre che rimanevano, a spostarli, quindi abbiamo creato subito numerica lì. L'uno contro uno è stato fondamentale di Heriberto su questo giocatore. La benda a sinistra aveva la doppia di marcatura importante su Manfredini, per cui ha lavorato meno bene. A destra ci sono aperti dei varchi dove abbiamo cercato di sfruttarli, poi fare gol, poi non farlo, però è giusto provare, ma alla fine ha trovato lo spazio giusto. Parte partito di mezzo tra Gresco e Cordova, mi sembra. Pensare di poter battere l'Inter su un settore era impossibile. Pensare di dover giocare alla pari era possibile per noi se lavoravamo bene. Pensare di sfruttare certe importanti situazioni dei nostri ragazzi, tipo Roberto, tipo Marazzina, per noi era importante. Sulla copertina del numero 50 di Famiglia Cristiana, Medio Oriente, Terra Santa in fiamme, la difficile pace. E ancora, inchiesta a scuola, studenti in piazza contro la riforma della Moratti, farmaci griffati o generici, istruzioni per l'uso, il cardinale Martini e la pace, disarmare i cuori. Gli arbitri, chi sono, cosa pensano, perché lo fanno, appesi a un fischietto. Inoltre, con Famiglia Cristiana, la seconda videocassetta, Mamma ho riperso l'aereo. Per i clienti del mercatone dell'arredamento di Pizzonasco, di Brugherio e di Spino Dadda, grandi offerte con prezzi mai visti per queste feste. Venite a trovarci, noi siamo sempre aperti, chiusi solo il lunedì mattina. Pagamenti personalizzati senza anticipo, né lire né euro. E rate a partire dall'estate 2002. Vi aspettiamo. Mercatone dell'arredamento di Pizzonasco. A Pizzonasco, via Buozzi 13, Brugherio, viale Lombardia 3 e a Spino Dadda, strada statale Paullese. Maxi Sport Merate, come resistere alle nuove collezioni? Andiamo a vederle insieme. Tessuti morbidi, leggeri, caldissimi. Abbigliamento giovane e per il tempo libero. Sci per amatori e professionisti. Senza dimenticare, per chi vuole emozioni sulla neve, lo snowboard. Scegli la tua tavola. Maxi Sport Merate, il tuo grande centro moda sport. Auguri da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Eccoci qua, bentornati a Lombardia.net, è arrivato il momento del nostro ospite, abbiamo oggi un esperto buongiorno, di calcio, buongiorno. Fabio Santini, giornalista sportivo conosciutissimo, volto di Telenova e col quale io vorrei appunto fare un po' il punto della situazione del campionato. Io do subito il nostro numero di telefono perché è il vostro momento, sportivi o chi meno, magari ha solo delle curiosità, 0248 010921 oppure lombardia.net @telenova.it. E vediamo un po' allora di fare il punto della situazione. Di questa quindicesima di campionato, certo. Che insomma è andata male per le milanesi. Sabato sera l'Inter ha meritatamente perso contro il Chievo,
Sono assolutamente contrario a tutto questo sensazionalismo che è stato fatto su questa partita meravigliosa del Chievo, su questa bellissima partita. Non è vero, è stata una partita mediocre. L'Inter ha mostrato i suoi limiti spaventosi di organizzazione di gioco, e questo stride, perché se l'Inter è arrivata in testa alla classifica non era tanto dovuto al fatto che ha una serie di campioni di cui ha disposto sempre molto poco in questo stralcio di campionato, ma proprio per l'organizzazione di gioco che Cooper aveva dato. È mancata l'organizzazione di gioco, è mancata la vittoria, e devo dire che un eccessivo altruismo da parte di Vieri, che nella possibilità di segnare il gol del 2-2 ha voluto dare la palla allo smarcatissimo Ronaldo, ha fatto sì che Ronaldo non segnasse praticamente a porta vuota. Però se c'è un dato positivo, popolo della beneamata, è proprio questo, che Ronaldo regge bene i 90 minuti, non è al massimo della forma, ma è sulla strada. Questa è già un'ottima notizia. Questa è una grande notizia. Abbiamo veramente aspettato il ritorno di Ronaldo, però, con grandi sofferenze. Capisci? Anche. Il paradosso è che l'Inter senza Ronaldo è arrivata in testa alla classifica. L'Inter non può fare a meno di due giocatori fondamentali, in difesa di Materazzi e a centrocampo di Cristiano Zanetti. Nel momento in cui manca di questi due giocatori, la squadra viene a essere, nel caso della difesa l'altra sera, poi con una prestazione di Gresco veramente vergognosa, quasi colabrodo. Nel caso del Milan, ieri sera il Milan ha attuato il suo non gioco, e è vero che è stata fortemente penalizzata da Collina, che ha inventato un annullamento di un gol validissimo per una manata che Roque Junior ha dato sul volto a Panucci nell'occasione del pareggio. Ora, queste cose nelle aree accadono regolarmente, però è anche vero che la Roma ha strameritato di vincere, è una Roma che va in testa al campionato senza giocatori fondamentali come Montella e Batistuta, una Roma che quindi si presuppone sia nuovamente candidata a rivincere questo scudetto, anche perché Milan e Inter non fanno sfracelli, e la Juve ha vinto ma non ha per niente convinto, ha giocato molto male, abbiamo visto un Del Piero molto abulico, e una squadra che ha trovato un gol addirittura di trachea di Ferrara su un rimpallo quasi da biliardo, no, in area avversaria, contro un Piacenza modestissimo, però insomma la Juventus è lì, ma nessuna di queste tre grandi sembra o potrebbe sembrare di impensierire la Roma dell'anno scorso. Ecco, se la Roma torna a quella dell'anno scorso, del girone di ritorno dell'anno scorso, non dovrebbe avere problemi. E poi attenzione a questo Chievo. Io ho sempre fatto parte di quella scuola di pensiero che pensa che nell'anno dei mondiali ti aspetti l'outsider. Questo Chievo ormai non è più un outsider, perché sabato sera, nel corso di Nova Stadio, nella diretta che abbiamo fatto con i nostri grandi opinionisti, Rino Tommasi diceva: ha vinto contro l'Inter il Chievo, ma soprattutto ha vinto contro chi è scettico nei confronti di questa squadra. Certo. E infatti è vero, ha ragione Tommasi, non si può più essere scettici nei confronti di questo Chievo, che ci crede, tanto che si sa anche che a gennaio opererà sul mercato. Sul mercato, secondo noi, devono operare anche Inter e Milan. Però non so se voi, amici a casa, dei quali aspetto le telefonate, siamo qui proprio avete per raccogliere. Sentito un flash in una delle trasmissioni televisive di ieri sera. Massimo Moratti ha detto: non compro nessuno. È vero, non deve comprare nessuno, perché se spende 8 miliardi per comprare Sorondo, tanto valeva prendere un qualsiasi ragazzino della difesa della squadra primavera e avrebbe forse figurato meglio. Però ha tanti giocatori che non servono più all'Inter, leggi Hakan Şükür, leggi lo stesso Sorondo, e allora esiste lo scambio, e speriamo che si operi e che comunque Moratti ascolti il suo allenatore, che a parte dissennati cambi di sabato sera è l'unico che ci sembra in grado di ragionare nell'economia complessiva di squadra e società, e che gli compri un centrale di difesa o un laterale sinistro. Nel caso del Milan, il Milan deve trovare un'altra punta. Non avrà più, purtroppo, lo sapete tutti, Pippo Inzaghi, che fra l'altro stava disputando un campionato alla Pippo Inzaghi, cioè perfetto. E abbiamo visto Shevchenko ieri sera si è chiamato fuori, spesso gli accade purtroppo, e Milan ha dei problemi là davanti, e allora ci vuole una punta. Si è parlato di Dario Hübner, il bisonte, ma che arrivi questo bisonte, perché ha bisogno di fare il salto di qualità, e forse potrebbe anche porre la propria
giusta candidatura per andare ai mondiali di Giappone e Corea nella nazionale del trap. Senti, a proposito di... Mi guardi così, non capisco più niente. Oddio, io divento mamma matto, mia. Divento matto. Questa mattina è pieno di complimenti per me, però... No, ma penso, è così. Penso che abbia fatto il pieno per il 2001. Adesso vedremo come no, inizierà il 2001. No, vedrai, con l'anno nuovo ancora peggio. Benissimo. Senti, io sono... Credo che ormai i telespettatori lo sappiano. Mi sto impegnando molto per riuscire a capire i meccanismi del gioco del calcio, anche per imparare le corrette pronunce dei giocatori. Sì. Per una persona come me che segue il calcio perché anche per questioni di lavoro, ma anche perché mi piace, sono una sportiva, avere magari un'idea più precisa di quello che sta accadendo, nel senso che vedo l'Inter che comunque ha fatto dei passi da gigante rispetto agli scorsi campionati, ma c'è qualcosa ancora che manca, cioè la sensazione che ci manca pochissimo per riuscire a vincere, a sfondare. Questa Roma che l'anno scorso zitta zitta è riuscita ad arrivare in cima alla classifica, certo, e quest'anno è ancora molto forte. Se possiamo fare velocemente le pecche e invece i pregi delle squadre, perché ti ho visto con toni abbastanza duri nei confronti dell'Inter, invece magari vorrei tornare... No, nessun tono duro, non è stata una Caporetto quella di sabato, certo, sera. Non è stata la partita meravigliosa di cui tutti parlano, parliamoci chiaro, non è stata affatto una partita meravigliosa, cioè l'Inter doveva vincerla quella partita perché il tasso tecnico era superiore, il Chievo ha soltanto potuto far leva sulla propria dote principale che è la velocità di gioco. Certo. E una chiave di lettura, la chiave di lettura è chi è in testa, la Roma e il Chievo. Allora, la Roma perché è in testa? La Roma è in testa perché pur non giocando bene fino a oggi come l'anno scorso, ha comunque una squadra collaudata, ha uno dei più grandi giocatori del mondo che è Francesco, certo, Totti là davanti, che è uno dei pochissimi numeri 10 al mondo che può giocare fantasista, può giocare a centrocampo e se gli chiedi di giocare seconda punta fa gol. Ecco, quindi è straordinario, la sua duttilità è strepitosa. Il Chievo perché è in testa? Perché il Chievo non è una squadra fatta di figurine, ma è fatta di una cosa fondamentale, l'organizzazione. Organizzazione societaria e organizzazione di gioco. E soprattutto il Chievo sta in una città di provincia, importante ma una città di provincia come Verona, e quindi non ha sul groppone il peso delle pressioni, delle polemiche, del dover, fra virgolette, vincere. Ottenere risultato. Ottenere risultato. Però non si può più chiamare fuori. È inutile che Del Neri, che è simpaticissimo, venga a dire, ah beh, noi adesso abbiamo raggiunto la quota salvezza, siamo qua. Non diciamo stupidaggini, questi fanno sul serio e si capisce chiaramente, e soprattutto, e ha ragione Cooper nelle interviste pubblicate stamattina da tutti i quotidiani, dice attenzione perché questi hanno la mentalità da scudetto, certo, perché sono venuti a Milano contro l'ex capolista a giocare una partita d'attacco. Che l'Inter abbia favorito la vittoria del Chievo, data la scriteriata, diciamo nell'ultima mezz'ora, disposizione tattica dei giocatori, ma soprattutto il cattivo rendimento di alcuni giocatori del pacchetto difensivo, su questo non ci sono dubbi. Però è anche vero, e soprattutto perché mancava, ribadisco, dei due giocatori fondamentali, Materazzi in difesa e Cristiano Zanetti a centrocampo. Però questo nulla toglie al valore del Chievo. Certo. Il fatto che tu non abbia dimestichezza con la pronuncia dei giocatori, io ricordo sempre un grande semiologo, un grande studioso della lingua, sì, italiana, diceva, siamo in Italia, se io leggo Shakespeare posso anche leggere Scacchi e Speare. Bene, allora... Hai capito, quindi non ti preoccupare. Mi consola tanto. Ma ci mancherebbe altro. Sì. Ho sentito una telefonata. Uno squillino, ma comunque... Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha appena detto che il Chievo ha vinto perché è molto più veloce dell'Inter. Sabato sera, scusi, sabato sera credo sì, che... Sì, sabato sera sì. Non ci siano stati dubbi. Ci sono un particolare. Mentre l'Inter ha segnato un gol fortunoso, fortunosissimo, perché gli è sbattuto sui piedi di Vieri, se no non segnava neanche quello lì, è e perdevano 2-0, il Chievo ha fatto due bellissimi gol. Poi non è colpa del Chievo se fanno giocare un giocatore come Ronaldo che non sta in piedi. Bisogna essere realisti, noi dell'Inter dobbiamo essere realisti. È inutile far giocare un giocatore che sbagli i gol a 2 metri, un Ronaldo... In condizioni normali un gol così l'avrebbe fatto con gli occhi bendati. Certo. Perciò non giriamo il dito nella cosa. L'Inter ha lì 40 giocatori, almeno 20, dico almeno 20, non sono da Inter. Bene. L'ha detto lei giustamente prima. Però
non diamo sempre il Chievo corre, il Chievo fa i gol, ne ha sempre fatti, da quando è iniziato il campionato ha sempre fatto come minimo 2 gol per partita, certo. Questa statistica. Va bene, senta, le rispondo, la ringrazio, la ringrazio perché abbiamo meno di un minuto. Buona giornata a tutti. Grazie a lei, buona giornata a lei, le voglio subito rispondere. Guardi, io non sono d'accordo su Ronaldo. Ronaldo sta recuperando la forma, può sbagliare un gol, ma ha giocato bene, è stato anche, come dire, curato in un certo modo. È un modo. Momento molto delicato questo. Ecco, però Ronaldo si recupera facendolo giocare e quindi Cooper ha fatto un lavoro straordinario su Ronaldo. No, il Chievo è vero, ha fatto 2 gol, è vero, Vieri ha segnato casualmente, ma lei è uno di quei tifosi che pensa che il calcio si debba giudicare per gli episodi. Io no, io invece sono dell'altra corrente di pensiero. Il calcio si deve giudicare per le tattiche e per una visione complessiva dei 90 minuti. Il Chievo ha strameritato di vincere perché ha potuto attuare la sua forza, che è la tattica della velocità, e soprattutto ha più ragionato dell'Inter. Adesso c'è un'altra telefonata, ma devi andare in pubblicità. Sì, chiedo se alla regia se posso rispondere a questa telefonata o la mandiamo dopo la pubblicità. No, magari ci facciamo fare la domanda e poi andiamo in pubblicità. Allora, facciamo domanda, ottima idea. Cosa dici? Perfetto. Allora, sentiamo questa domanda, pronto? Sì, pronto. Buonasera, buongiorno. Buongiorno. E questa è deformazione professionale. No, non è deformazione professionale, è che tu mi hai fatto alzare alle 6:10, io non so come fare. Penso che mi sveglio alle 5:20, esatto. Tutte le mattine. Buongiorno signora, come va? Bene, bene. Dica male, pure. Senta, io sono interista e non sono assolutamente d'accordo con quel signore che ha chiamato prima. Sì. Ora, fino a sabato mattina, noi eravamo una grande squadra, Ronaldo, Vieri, eccetera, eccetera. Ora, non è che sia cambiato, che improvvisamente sono tutti zoppi, ciechi, gli mancano le braccia, i piedi, manca tutto. Ronaldo è appena rientrato, calma e gesso, un attimo di pazienza, d'accordo che è un grande campione, d'accordo che però bisogna dargli il tempo di entrare in partita, secondo me. Punto primo. Punto secondo, l'Inter non ha giocato male. Ha giocato meglio il Chievo, ok, ha meritato, va bene tutto, però gli episodi hanno importanza. Se una delle due palle che sono andate un filino fuori entravano dentro e poteva starci, stavamo facendo tutt'altro discorso. È vero signora, grazie, okay, grazie, grazie signora, devi andare in pubblicità. Signora, la ringrazio molto e mi fa molto piacere che ci sia una signora, una donna sono che chiama. Sono espertissime. Fantastiche. Sono signora, le rispondiamo subito dopo la pubblicità. Esattamente, eh? Ci diamo tra 2 minuti e dopo rispondiamo. A dopo. Voglio tornare in forma perfetta. Quante volte avete detto questa frase e subito dopo avete aggiunto, però come faccio, sono sempre impegnata. Il lavoro, la famiglia. Gli impegni che la vita ci propone tutti i giorni a cadenze vertiginose ci impediscono di essere come vorremmo. E allora perché non chiedere aiuto ad un amico? Io l'ho trovato, ve lo consiglio. Bio 2000, la nuova linea di elettrostimolatori dell'ultima generazione. Un aiuto importante per vincere la fatica che quotidianamente accumuliamo. Un aiuto che potrete provare senza impegno da parte vostra, semplicemente telefonando al numero che vedete. Un tecnico specializzato verrà a casa vostra e vi farà provare Bio 2000. Vi assicuro che sarà una delle più belle esperienze che vi siano mai capitate. Con Bio 2000 i vostri muscoli ritornano tonici e l'azione rilassante, defaticante, rimodellante che Bio 2000 vi regala vi permetterà di guardarvi allo specchio e di dire: finalmente, questa sono io. E questo benessere a portata di mano costa veramente poco, bastano 54.000 lire al mese per ritornare belle ed in forma. Ma soprattutto basta telefonare, ve lo consegniamo noi direttamente a casa. E attenzione, perché compreso nel prezzo di Bio 2000 troverete anche il set completo dei gel coadiuvanti per i trattamenti. Bio 2000, la linea più completa di elettrostimolatori per soddisfare completamente tutte le vostre esigenze. Bio 2000, Bio 2000 Super, Bio 2000 Sport, Bio 2000 Professional. Telefonate al numero che vedete e non perdetevi la risposta più tecnologica e scientifica che possiate trovare alla vostra domanda di benessere. Bio 2000 direttamente a casa vostra con un nostro tecnico specializzato per una dimostrazione senza impegno da parte vostra. Curate il vostro corpo con i programmi specifici della linea Bio 2000. Poche applicazioni e vedrete subito risultati tangibili, proprio come ha fatto una delle star più seguite della televisione, Mirjana Trevisan.
L'ho scoperto grazie al mio preparatore atletico che me lo ha consigliato proprio in quei momenti in cui frequentare con regolarità la palestra è difficile ed è diventato in breve tempo il mio preparatore principale. Telefonate, diventate amici di Bio 2000, un amico che vi sarà veramente indispensabile, perché essere belli in salute è la cosa più bella che ci sia. Eccoci qua, bentornati a Lombardia.net, lunedì, lo sapete, dedicato allo sport. Abbiamo con noi, con me, anzi, Fabio Santini, e ricordo il numero di telefono per telefonare, per mettervi in contatto con noi, 0248 010921. Prima di sentire l'altra telefonata che dobbiamo sta aspettando, alla signora. Dobbiamo rispondere alla signora. Signora, io sono d'accordo con lei sul fatto che bisogna avere calma e che comunque, ribadisco quello che ho già detto prima, Ronaldo lo si recupera facendolo giocare. Quando lei dice che l'Inter non ha giocato male, sono abbastanza d'accordo, ma ha giocato in maniera confusionaria e ha perso. Quindi gli episodi, purtroppo, ogni volta ne vediamo, abbiamo una classe arbitrale che è veramente una, come dire, una specie di villaggio di bagonghi, ma ieri ne abbiamo avuto conferma in più campi, ma lei non può dire che non abbia giocato male. Ha giocato discretamente, ma non ha giocato, nel senso che non era organizzato il gioco dell'Inter, perché se fosse stato organizzato avrebbe vinto.